ultimi europei. E poi la grandissima, attesissima Ebrar Karakurt con il numero 99, talento turco giovanissimo di grande prospettiva, il vero grandissimo rinforzo. Con lei c'è Megan Courtney, altra americana, con il numero 3. Le centrali con il numero 5, l'olandese Robin de Cruyff, e con il numero 7 la nostra Rafa Foley, importantissime, che rendono certamente, Giulia, questo incontro un po' più incerto di quanto non potesse essere in passato, al di là del grande rafforzamento da parte di Novara, che va al servizio con Micah Hancock, che ha proprio nella battuta uno dei suoi punti di forza migliori. La palla subito alta per il tentativo di attacco di Courtney. Paola Egonu, il primo pallone, un pallonetto, lo capisce Fersino che ci arriva. Hancock dietro Karakurt, il suo primo attacco nella stagione italiana, è un pallonetto che viene coperto, risponde ancora Courtney, il muro di Novara tocca, Fersino diventa alzatrice per Karakurt che cerca la falangetta del muro di Conegliano, non la trova, pallone fuori, anche se mi sembra Karakurt intenzionata a convincere il vano Stefano Lavarini per un possibile check. Sì, ma molte volte, come spesso diciamo, è solo il primo punto, meglio non sprecare il video check, ricordiamo ce ne sono solo due a testa, quindi meglio non salvo, farlo subito. Salvo errori, naturalmente, esatto. Finché si indovina la chiamata si può continuare. Il primo attacco dal centro di Cristina Chirichella, arriva Plummer che poi piazza il pallone verso la zona 6 avversaria. Hancock, buon bagger, arriva Bozzetti, scarica il colpo, il pallone fuori e non c'è tocco, indica l'arbitro Ilaria Vagni, ma questa volta invece Lavarini, su invito delle sue ragazze, decide di chiamarlo il check. Sulle panchine Daniele Santarelli per Conegliano, è stato anche il coach della Croazia agli ultimi europei, il suo vice Valerio Leonetti. Dalla parte opposta Stefano Lavarini sulla panchina di Novara, quarto posto con la Corea del Sud, un risultato straordinario alle Olimpiadi di Tokyo, il suo vice Davide Beraldi. Giulia, mi pare che dal replay abbia già potuto vedere che il tocco c'era? Ma penso proprio di sì, soprattutto perché Caterina Bozzetti da zona 2 utilizza molte volte, molto spesso, questa extra rotazione. Vedremo se quel braccio di Courtney, il braccio sinistro, sarà stato toccato da parte della schiacciatrice, schierata come sempre anche nella passata stagione S1, ovvero lo schiacciatore vicino al palleggiatore. Conegliano ha vinto, come dicevamo prima, tre finali contro Novara nel 17, nel 18, nel 19, con tutti i risultati possibili, 3-2, 3-1, 3-0, poi ha battuto Busto invece 3-0 l'anno scorso, ed ecco infatti il contatto che c'è con l'avambraccio di Courtney. Quindi il punto per Novara. È arrivato così anche il suo primo punto, sia di Bozzetti che della sua Novara. Si prepara Bozzetti. Battuta corta, ci arriva Plummer. Palla dietro, Egonu, palla in mezzo alle mani di Cristina Chirichella, che stava arrivando leggermente staccata da rete, la vede Egonu e la beffa. Sì, troppo staccata dal net, gioca una sovrapposizione, Vovos con una base 2, ovvero un primo tempo giocato dietro alle sue spalle con la centrale De Cruyff. E poi super per Paola Egonu. Va al servizio lasciando partire tutta la forza, brava Fersino a controllare, pallonetto coperto da De Gennaro, poi Courtney deve aggiustare l'alzata con un tocco di sinistro. Bozzetti, che alzata dietro, fantastica, l'attacco in diagonale di Dolderup che va alta, alta, alta. Davvero incredibile la sua altezza, bravissima in questa alzata anche Kate Bozzetti, forse leggermente troppo vicino a questo pallone, ma sopra il muro di Conegliano Dolderup, ottima la sua giocata, non arriva ovviamente lì la difesa di Conegliano. Chirichella, pallone teso, frenato dal nastro, De Cruyff fa quello che può, poi arriva Courtney, il suo attacco con il pallone toccato dalla connazionale Hayley Washington e poi a terra. Non è invadente neppure il muro da parte di Washington, rivediamolo, il suo braccio sinistro si apre leggermente, fa sì che questo pallone passi, questo attacco dell'inquadrata Courtney. Courtney è pronta al servizio, batte teso verso Bozzetti che risponde bene, l'alzata per Dolderup, De Gennaro si allunga ma non riesce a trovare il punto d'impatto perfetto col pallone. Anticipa il colpo sulla diagonale stretta, Dolderup trova così il terzo punto anche di Novara. E vediamo, non arriva alla difesa, si danno un po' fastidio Plummer insieme a De Gennaro. 3-3. E Karakurt in battuta, classe 2000, una delle migliori giocatrici del campionato turco, esordisce con un ace. Ed è un angolo davvero chiuso questo, molto incidente, non arriva in ricezione Courtney, davvero un'ottima battuta, vicino al nastro, potente, molto chiusa. Ecco l'inquadrata,
un cavallo di razza che Lavarini dovrà certamente disciplinare da un punto di vista tecnico. La sua battuta intanto è un'altra clavata contro la ricezione di Conegliano, punto ancora. Ricordiamo, Marco, abbiamo già visto Plummer nel nostro campionato a Monza, schierata più da opposto, infatti qualche difficoltà sicuramente in ricezione, lo rivediamo, bravissima Karakurt a non dare assolutamente riferimenti, prima una battuta in uno, adesso in extra rotazione in zona 5 su Plummer. Ancora lei quindi, ovviamente, in battuta. Servizio più centrale, De Gennaro, dai 3 metri, Vowash, palla per Egonu che arriva dalla 6, la ottima difesa che permette la rigiocata di Hancock, attacco vincente ancora di Kate Bosetti sulle mani del muro. Ottima questa difesa da parte di Karakurt, permette così di contrattaccare a Novara e di salire soprattutto sul più 3, arriva con questo attacco centrale, questa pipe nel cuore di Novara da parte di Kate Bosetti, toccato il muro avversario. Grande turno al servizio di Ebrard Karakurt. La sua Turchia è arrivata terza agli europei, eliminata invece dalla Corea nei quarti di Tokyo. Con grande delusione certamente del gruppo di Guidetti. Ancora Egonu, ancora forte, grande difesa di Bosetti. Karakurt arriva, ma questa volta incontra il muro delle ragazze di Conegliano. Comunque Novara sta dando dei gran segnali perché sta difendendo molto bene Egonu. Rivediamo qua la grandissima difesa di Bosetti. E poi chiude troppo il colpo Karakurt su questa zero, ovvero questa giocata dalla seconda linea, da zona 1, trova il net. Robin de Cruyff, fuori classe olandese. Tutta ricevuta ancora da Bosetti. Hancock sceglie una fast molto ampia con la compagna di medaglia d'oro Hayley Washington. Dalla parte opposta Plummer, diagonale strettissima, prova una difesa chicken wing allargando l'avambraccio d'Olderup, non basta. Che anticipo di colpo da parte di questa giocatrice Plummer da zona 4, davvero ottimo questo suo attacco, lo rivediamo dal nostro magico replay, niente può la difesa di d'Olderup dentro ai 3 metri. Ancora De Cruyff quindi con Novara ancora avanti di un punto. Riceve sempre Bosetti, molto chiamata in questi casi. Ancora una volta d'Olderup che sembra davvero in condizioni straordinarie. Bravissima d'Olderup. Ha cambiato il suo colpo, ha il palleggiatore davanti, sceglie così la soluzione. Lo rivediamo qua in parallela, ottimo davvero il suo attacco. Certamente Lavarini può contare sui ricambi d'eccellenza. C'è Herbots in panchina, c'è Rosa Maria, argento olimpico con il Brasile. Quindi è un roster davvero di tutto rispetto a quello c'è di Novara. Bonifacio. Bonifacio, campionessa europea. Dodorico, campionessa europea. E ricordiamo anche che dopo l'addio di Sansonna, Fersino è diventata automaticamente la titolare, anche se resto convinto che avrebbe avuto molto spazio anche con Stefani in campo quest'anno. E è arrivato il secondo libero, Lucia Imperiali, proprio pochi giorni fa. Qui Hancock deve arrangiarsi su una ricezione non perfetta, alla fine ne paga le conseguenze la formazione novarese, Conegliano appunto. E si riporta quindi una partita a grandissimo equilibrio, siamo di nuovo sul 7 pari, dopo che Novara era riuscita addirittura ad arrivare sul più 3. Abbiamo rivisto la carambola con la quale Vowash ha messo a segno il suo primo punto personale. Ancora ci riprova Hancock, questa volta è stata una scelta, non una costrizione sulla ricezione precedentemente sbagliata. Stavolta Hancock può decidere, vedete, di toccare il pallone direttamente nel campo avversario. Ma che brava che è stata anche d'Olderup ad alzare subito e a proteggere subito quel pallone in ricezione alzando la spalla destra. In battuta c'è Hayley Washington, simpaticissima centrale americana di Novara. Ricezione di Plummer, alzata per lei, sale l'americana, Karakurt in difesa, ci arriva d'Olderup, pallone ancora vivo con Hancock che in bagger appoggia dall'altra parte. La free ball di Conegliano, palla al centro, Rafa Foli è il suo braccione. È un chiodo nei 3 metri quello da parte della nostra centrale della nazionale italiana, lo rivediamo qua. Un primo tempo giocato vicino all'alzatore, troppo largo il muro da parte di Chirichella, forse si aspettava una giocata in zona 4. Giocatrice importantissima Folì per Conegliano, anche se falcidiata, infastidita da tantissimi infortuni nel corso della sua carriera, ma è un elemento che tutte le volte che può giocare al meglio lo dimostra. E invece qui di centrale in centrale Cristina Chirichella, capitana di Novara. E di primo tempo in primo tempo, molto brava Chirichella perché aveva anche l'assistenza da parte di Courtney.
Hancock. Dicevamo già dal suo giro precedente, dispone di grande qualità in battuta. Ecco infatti l'ace, non riesce Plummer a trovare frontalità nel bagger. Sì, qua è un problema proprio di piano di rimbalzo. Ecco, da questa inquadratura lo rivediamo benissimo. Braccia molto basse, non riesce assolutamente ad alzare la spalla. Non riesce soprattutto a mettersi proprio sulla traiettoria con la propria figura. Bisogna andare ovviamente a ricevere questo pallone come fosse una difesa, tenendolo magari alto al centro del campo più che ricercando una precisione. Battuta forte, ci pensa De Gennaro con la sua qualità, poi Egonu, il suo primo punto in partita, questa diagonale corta. Ed è praticamente un attacco al centro del campo, quello da parte della nostra Paola Egonu. Rivediamolo. Ottimo il suo attacco, facilitata anche da un muro molto in ritardo, quello di Chirichella, essendo stata una ricezione perfetta, quella nelle mani da parte di De Gennaro per Wolosz. Ancora un punto di vantaggio per Novara, che diventano due sull'errore in battuta di Rafa Folì. Ricordiamo per il pubblico che ci sta seguendo che dopo il turno in battuta del centrale normalmente subentra al suo posto il libero, quello con la maglia diversa, come si suol dire, magari non addetti ai lavori, giocatrice molto più pratica dell'aspetto difensivo. E invece in fatto di attacco questa ragazza non la manda a dire a nessuno, Paola Egonu. Ottimo questo suo attacco, ma che brava Shawawosh. Lo rivediamo, intanto il suo attacco era stata mandata in base 7, ovvero una palla molto larga a De Cruyff per non dar punti di riferimento. La battuta della stessa Egonu, bene Fersino in ricezione, palla dietro, Karakurt prova l'angolo, sì, il pallone è in campo. Angolone di zona 1, quello scelto da parte della opposta turca di Novara. Rivediamo, primo tempo credibilissimo, c'è infatti il ritardo ovviamente di De Cruyff e poi l'angolo scelto lungo da parte di Karakurt consegna quello che è il 12° punto di Novara. Con Chirichella al servizio. Battuta molto corta, in ritardo Plummer, ancora un ace per Novara che sta facendo di questo fondamentale della battuta una delle armi principali. Sì, soprattutto stanno prendendo davvero di mira Plummer, anche nell'ultimo torneo che hanno giocato erano stati 25 palloni che aveva ricevuto in 3 set contro i pochi ricevuti da parte di Courtney e di De Gennaro. Qua ci poteva essere anche un De Cruyff a poter intercettare questo pallone. Chirichella batte di nuovo corto ancora su Plummer, che questa volta arriva bene, la fast giocata su De Cruyff. Bagger di là di Chirichella dopo la difesa novarese, la stessa De Cruyff. Palla questa volta in 6, un po' corta per Plummer, che viene murata. Si salvano in qualche modo le ragazze di Conegliano, attenzione a questa palla corta, ci arriva Hancock. L'alzata per Karakurt, le mani del muro, arriva Bowash. De Gennaro, suo il secondo colpo, Egonu decide di chiuderla, non ci riesce per la gran difesa di Egonu. Di Hancock, il contrattacco di Daldorup dalla parte opposta. Ancora Egonu che entra tantissimo in campo, ma questa volta ruota troppo il colpo e lo manda fuori lateralmente. Che angolo chiuso, ha cercato davvero un angolo chiusissimo su questa gamma, ovvero una palla giocata più corta. Vediamo qua fast e gamma in modo tale da creare problemi al muro avversario, sia quello del centrale sia quello dello schiacciatore. Finisce out questo pallone, Novara allunga di più 4. Vantaggio che comincia a farsi interessante, è superata la metà set per la formazione piemontese. Pallone in 4 intanto, Courtney, parallela per lei. Riesce così a togliersi da questa problematica rotazione, da questa P4 Conegliano. Rivediamo con questo gioco in sovrapposto, base 7 credibile, poi colpo in intrarotazione a discapito di Karakurt che aveva lasciato tanto spazio tra lei e l'asta. Megan Courtney chiamata a sostituire Kimberly Hill, grandissima giocatrice americana che dopo le Olimpiadi vinte peraltro ha deciso di dare l'addio alla pallavolo. Kim Hill che ci viene annunciata al Palapalini, chissà se poi riusciremo a incrociarla da qualche parte. È venuta a salutare le sue compagne a inizio stagione. Alzata verso Doldrup, sul muro c'è la copertura di Bosetti che appoggia ancora la sua alzatrice. Washington ci prova, ma la leggono bene a muro le ragazze di Conegliano. Che lettura da parte di De Cruyff, non molla, non lascia stare la centrale avversaria. Eccola qua, il suo muro si ferma davanti a lei e stampa giù un gran murone. Si riporta così sul 13 a meno 1 Conegliano. Riceve ancora Bosetti.
Di nuovo pallone al centro, Hancock ci riprova con la sua socia di nazionale. E questo è un primo tempo un po' insolito perché è uno stacco a un piede, Washington impiegata come C1 centrale vicino utilizza la fast e quindi che viene utilizzata anche con questa giocata al centro. Ebrar Karakurt, attenzione a lei, due ace nel turno in battuta precedente. Parte profondo e il pallone torna subito nel campo di Novara, si mette in proprio Hancock che cerca la giocata di seconda coperta dalla difesa avversaria, pallonetto di Plummer, si allunga Fersino, generosamente riesce a toccare il pallone che diventa però imprendibile per Dolderup. Si poteva fare qualcosina di più in questo caso Novara, rivediamo tutta l'azione, si rifugia in questo pallonetto neppur troppo ben preso da parte di Plummer. Mette completamente fuori gioco Karakurt da questa lettura da parte di Bosetti, poi non arriva Fersino in questo tentativo di recupero. Cambio in battuta per la formazione di Conegliano, con la battuta di Gennari, il pallonetto di Washington, palla contesa sotto rete, prova Vowash che poi ha una nuova possibilità e questa volta è Plummer che riesce a mettere il pallone a terra in mezzo al muro avversario. Sì, quella giocata da parte di Vowash poteva essere davvero sfruttata in maniera differente e qua rivediamo, anticipa il colpo, va nel varco del muro, proprio la stessa Plummer, c'era spazio tra Washington e Hancock, ben sfruttato da parte di Plummer. Ancora Gennari, adesso siamo in parità, riceve Bosetti, molto bene anche se in acrobazia, Dolderup in diagonale, non si piazza forse nel modo migliore qui Gennari che era più o meno sulla traiettoria ma non tiene. Sì esatto, non era un attacco fuori dal muro, era abbastanza sulla figura, poteva far qualcosina di più, invece proprio non riesce a tenere questo bagger per l'eventuale contrattacco di Conegliano. Nika Dolderup, pronta in battuta, primo piano per Ebrar Karakurt, servizio teso. Buona la ricezione da parte di Corny, il cambio palla che arriva senza grossi problemi, Foley. Sì, c'è anche l'invasione da parte di Washington su questa 7, rivediamola qua. Palla alla rete sotto le mani della centrale americana. C'è Asha Vowash, Johanna all'anagrafe, la battuta coglie un po' impreparata Dolderup. Vediamo se Lavarini chiama a time out. Sono braccia molto vicine al corpo queste, non è riuscita a tenere le braccia alte. Sarà un cambio la scelta di Lavarini. Entra Dodorico al posto proprio di Nika Dolderup. Sofia Dodorico, altra campionessa d'Europa con la nostra nazionale. 3-1 nella bolgia di Belgrado contro la Serbia. Vowash va a cercare proprio la nuova entrata. L'alzata di Hancock in 4, Bosetti, diagonale, potente. Ottimo questo suo attacco praticamente al centro del campo di Conegliano. Vediamo se riusciamo a vedere la posizione, ecco qua, del muro. Infatti passa proprio in mezzo al muro tra Egonu e Foley, tanto lo spazio, era in ritardo Rafa. Haley Washington. Batte in zona centrale. De Gennaro in ricezione, Plummer da posizione di opposta, è una sassata sulla quale Bosetti cerca di recuperare, frana contro una nostra telecamera, poi va a terra per fortuna, tutto bene, grande tentativo di Kate Bosetti che è andata a sfidare fisicamente l'impossibile, sì. L'impenetrabilità dei corpi, guardatela. Sta bene anche l'operatore, lo diciamo per la famiglia. Tutto bene. Giusto così, mai mollare. Mai mollare. A costo della vita, in certi momenti. Battuta profonda, Dodorico, molto staccata da rete Hancock. Prova Bosetti a giocare sulle mani del muro avversario. Poi sul contrattacco Novara va a segno. E qui forse, Giulia, abbiamo avuto, ora nel replay cercheremo di capire meglio, abbiamo avuto dimostrazione di una situazione della quale parlavamo proprio ieri con gli arbitri, con un arbitro in particolare. Bosetti girandosi è andata a sfiorare secondo me la rete col corpo. Anch'io avevo visto. Però il pallone era lontano, Bosetti non ha dato fastidio, non è stata segnalata l'invasione. Hancock. A
Batte molto bene, in seria difficoltà Corny, ma grande recupero di De Gennaro. Si gioca ancora. Hancock al centro, Chirichella piega le mani di fuori a muro. Ed è una Novara adesso davvero in palla, cioè su tutti i palloni, deve far qualcosina di più con Egliano, soprattutto a partire dalla ricezione. Rivediamo qua in grave difficoltà Corny e poi può rigiocare una free ball al centro con Chirichella. Novara. Si gioca il primo set ed è già spettacolo al Pallapanini di Modena per la Supercoppa. Novara in battuta, Conegliano in ricezione, più uno per le piemontesi, adesso parità sull'errore al servizio dell'americano. Vi ricordo che tutte queste campionesse le vedrete ancora settimana per settimana, tutti i sabati sera, su Rai Sport per l'anticipo della giornata di campionato che comincia sabato prossimo. Saremo a Busto Arsizio per un incontro già importantissimo, fin dalla prima giornata, tra Busto e Monza, due formazioni che combatteranno per le prime posizioni. Giorgia Frosini in battuta, inviata in campo da Santarelli. Batte in maniera molto interessante, Hancock aggiusta il pallone, smorzato Chirichella, il contrattacco da parte di Corny, entra Fersino, buona l'alzata, un po' alta l'attacco di Karakurt, allunga le braccia, Frosini viene toccata dal pallone. Sì, c'era stata anche l'ingresso da parte di Lara Caravello, qua eccola là, subito intercetta questo pallone, poi non riesce Novara. Rivediamo questo tocco da parte di Egonu e poi Frosini non riesce a tener vivo questo pallone per il contrattacco di Conegliano. Giorgia Frosini, non ancora 19enne, li comperà a novembre, una delle giovani di prospettiva, già Club Italia. Bosetti, battuta a filo della linea laterale, sorveglia la situazione Corny, pallone fuori e quindi si continua testa a testa, punto a punto, 20-20. Ora c'è un cliente scomodissimo al servizio, vedremo se andrà a forzare. Egonu, sì, forza in direzione di Frosini, Fersino che risponde bene, poi il pallonetto di Dolderup per riporta subito il pallone dalla parte di Novara, disinnescando quindi il servizio di Egonu. Sì, è un pallonetto incrociato, lo rivediamo qua, non arriva nessuno, è molto corto, ben fatto. Forse si poteva fare qualcosina di più perché aveva la palla leggermente dietro la testa, si poteva prevedere una giocata del genere. Battuta sul nastro, l'alzata di Vowash, prova in diagonale ma senza forzare Corny, dietro c'è Karakurt, colpo corto ulteriormente accorciato da un tocco del muro. Non arriva il muro da parte di Conegliano, si apre molto De Cruyff. C'è il primo time out della partita, intanto lo chiama Daniele Santarelli, noi andiamo da lui col microfono. Un time out tutto inglese da parte di Santarelli, attenzione al muro soprattutto sulla palla alta, rimediare alcuni palloni, non far cadere eventuali pallonetti da parte di Novara quanto possono essere intercettati, e invece attenzione, gestione del colpo quando i palloni non sono quando non sono perfetti nel campo di Conegliano. Si riparte dal 22-20 Novara, vantaggio importante mentre ci avviciniamo alla fatidica, quota 25. Chirichella batte molto lungo, si fida del suo colpo d'occhio Corny, la lascia andare, pallone fuori. Di tanti gli errori da parte di Novara, ma davvero perché vuole spingere al servizio, sa che possono ricavare qualcosa così come hanno fatto per tutto questo set. Ritorna Corny per la prima linea, lascia quindi il campo Lara Caravello per Conegliano. Tantissimi centimetri per Catherine Plummer, siamo sopra i due metri. Palla intanto per Dolderup, il muro su di lei, pallone vicinissimo alla riga e sono gli arbitri stessi a chiedere il check. Lavarini aveva alzato le braccia per reclamare l'out. Vediamo.
Ecco, da qui forse abbiamo una visuale migliore, vediamo dove cade il pallone. Anzitutto no, forse i capelli. Forse i capelli intanto di Dolderup hanno sferato il pallone, infatti guardate la faccia di Nika. Faccia molto colpevole quella di Nika. Quindi al di là dell'ino out bisognerà anche valutare questa circostanza. Ecco la Nika Dolderup. Regia Fabio Crisaffi, al coordinamento giornalistico Riccardo Pescante, per questo bel primo piano degli occhi azzurri della ragazza olandese, che si sente sicuramente un po' in colpa ma attende l'esito del check. Nel frattempo Lavarini parla con la sua alzatrice e anche ball in, quindi risolta anche la questione capelli. Il pallone in muro vincente per Conegliano, che si riavvicina, anzi si appaia a Novara. 22-22, finale emozionante di un gran bel primo set. Courtney, ricezione perfetta, Hancock sceglie questa palla abbastanza insolita, Giulia, descrivicela. Sì, l'abbiamo vista anche nelle azioni precedenti su quella che è la B5, questo stacca un piede di primo tempo, c'è l'assistenza da parte di Plummer, gira tutto il colpo, in intrarotazione invece Washington si sblocca così Novara e si porta sul 23esimo punto. Entra in campo Rosa Maria Moncibeller all'anagrafe, opposta brasiliana, argento olimpico, ormai lei già in Italia da tempo, nonni originari di Trento, vincente ancora intanto l'attacco di Karakurt, altro ace, la turca sta mettendo il timbro su questo sì, set. Soprattutto andremo a vedere anche quanti saranno i punti diretti, perché se non ricordo male ci sono già 4-5 punti diretti al servizio da parte di Novara sulla ricezione di Conegliano. Con la battuta che davvero sta funzionando tantissimo, ci riprova Ebrar Karakurt. 24-22, Vowash tiene il pallone, lo serve a Plummer, è una sassata sulla quale Fersino fa quello che può. Sì, davvero tira giù un frigorifero Plummer, davvero a tutto, con tutta la sua potenza, questo pallone addosso al libero di Novara. Rivediamo intanto molto angolata questa battuta da parte di Karakurt e poi la legnata in diagonale da parte di Plummer. Rinforza la seconda linea adesso Lavarini, mandando in campo Battistoni al posto di Karakurt e cambiando qualche cosa quindi anche al palleggio, soprattutto al palleggio. Eccola infatti la nuova entrata a servire il pallone per Rosa Maria, diagonale in 25-23. Novara si aggiudica il primo set, la battaglia è appena cominciata ma comincia davvero all'insegna dello spettacolo. Linea subito alla pubblicità per il secondo set, preceduto dal nostro salottino. A voi. Gli spalti, il pubblico, i tamburi, il tifo, lo aspettavamo da tanto, 1500 persone oggi, quelle possibili. Sì, purtroppo quelle possibili, noi speriamo davvero che il governo cambi la percentuale di ammessi appunto nei palazzetti, si salga rapidamente al 50%, ma l'emozione è forte, davvero, davvero. Si potrà aumentare tutto questo a breve? Sì, noi stiamo anche dimostrando, come dire, che siamo in grado nei palazzetti di tenere appunto bene il distanziamento, di regolare l'afflusso e il deflusso, e quindi rispetto a questo è evidente che ce lo meritiamo in ogni caso, perché voglio dire, lo spettacolo di oggi e quello che la pallavolo femminile ha dimostrato veramente merita un di più, però ce lo meritiamo anche perché il nostro è un pubblico assolutamente corretto, quindi spero davvero che il governo ci porti in fretta al 50% e poi, come hanno fatto per altre discipline, penso ai teatri che già punta all'80%, e quindi anche noi ci possiamo stare. Non capisco veramente perché ci sia questo accanimento, non so come altro definirlo, contro uno sport che è assolutamente educato e assolutamente ligio delle regole. Presidente, un telegramma solo per dire che questo è l'antipasto di una stagione, se queste sono le premesse sarà una stagione meravigliosa. Sarà meravigliosa, riusciremo a battere tutti i traguardi dell'anno scorso, che veramente abbiamo vinto come club tutto quello che c'era da vincere ed è stato prodromico poi la vittoria della nazionale. Sì. Grazie, la lasciamo perché vuole seguire insieme ai nostri telespettatori il secondo set del confronto tra Conegliano e Novara. Marco, a voi. Si gioca il quarto punto del secondo set, c'è l'intervento di Folia a palleggiare dietro, un pallone un po' corto per Courtney, palla invece dietro per Dolderup che va a segno dalla seconda linea. Molto bene, brava Dolderup che cerca un colpo su una palla leggermente bassa, alto, forte sulle mani. Rivediamo qua, non poteva fare nient'altro Courtney che rifugiarsi in questo pallonetto visto l'alzata bassa da parte di Folia, e poi ci pensa Dolderup, 2-2. Bosetti
verso Plummer, deve spostarsi Vowash, palla dietro per Egonu che prova ad appoggiare un pallone corto ma preciso, Hancock salva Karakurt, pallonetto calibratissimo, ci arriva Moki, poi attenzione a questo pallone giocato in maniera non pulitissima da parte di Courtney, non viene fischiata la trattenuta, pallone che comunque tocca a terra. Sì, sinceramente pensavo a una trattenuta, non ho visto bene Marco se è stato un colpo netto. Vediamo da o qui. Meno. Qui no. No. Ecco qua, ecco, riusciamo... proviamo da qui. Beh, mi sembra abbastanza sì, accompagnata. Sì, sì. Pensavo che avesse colpito col palmo, ma in realtà colpito un po' più con le dita. Comunque, quindi... punto che si aggiudica Novara, sì, diciamo, fine. Placate le proteste. Sì, le recriminazioni stanno a zero. Pallone dietro intanto per Egonu, che muro su di lei! Lo firma Mika Dolderup. Murone da parte dell'olandese su Egonu, davvero un muro tetto, un monster block. Rivediamolo qua, c'è l'apertura da parte di Volvos. E poi il muro, brava Dolderup, che va a chiudere su Chirichella. Riceve Plummer, pallone per Courtney che va ancora a segno, lei ottima schiacciatrice, l'anno scorso a Scandicce, pensare che Team USA l'ha utilizzata in VNL come libero, come poi non libero, l'ha neanche davvero portata alle Olimpiadi, per dirti l'abbondanza di coach Kirley. Ed ecco intanto il fallo di posizione fischiato da Cappello, il secondo arbitro ai danni di Novara. E quest'anno cambiano anche delle piccole cose per quanto riguarda il fallo di posizione, ci sarà un po' più di tolleranza. In questo caso Cappello invece ha visto un'infrazione netta. Ricordiamo che le giocatrici devono partire da determinate posizioni in campo stabilite dalla rotazione, dal regolamento. Se si muovono con troppo anticipo rispetto al momento in cui il pallone viene rimesso in gioco, l'arbitro ha facoltà di intervenire per fischiare l'infrazione. Sono arrivate anche qualche statistiche che vedono 5 ace fatti da parte di Novara al servizio, uno solo da parte di Conegliano e soprattutto, Marco, un'efficienza di Novara al 59% in ricezione contro la 14 di Conegliano. Qui lamentano un quarto tocco le ragazze di Novara e visto che gli arbitri non intervengono, Lavarini ha facoltà e se ne approfitta ovviamente di chiamare un video check per controllare la situazione. Intanto noi guardiamo il nostro replay, in effetti non sembra passare. A me invece sembrava proprio che il tocco ci fosse. Ci fosse? Vediamo, la prospettiva non era facilissima da valutare. Ovviamente Lavarini, che ha fermato il gioco, si assume le responsabilità di tutto questo, quindi se il video check gli darà ragione avrà il punto, se invece gli darà torto, il fatto, semplice fatto di aver interrotto l'azione determinerà il punto a favore di Conegliano. Sorriso, vediamo, Megan Courtney. Ecco, guardiamo da qui, in effetti forse il tocco c'è, rivediamo. Sì, il tocco c'è. Il pallone tocca il nastro, lo piega e porta il pallone sull'avambraccio di Ebrar Karakurt. Quindi ha visto in questo caso non benissimo la formazione. No, sì, giustamente Chirichella va al servizio, ma il punto ovviamente no, è certo. Per Conegliano, avendo perso questo video check. Forse non aveva dato un'occhiata al maxi schermo. Cristina aveva dato per scontato che invece il fallo fosse stato commesso di 4 tocchi da Conegliano. Courtney batte teso, la ricezione di Bosetti, l'attacco di Dolderup, diagonale strettissima, De Gennaro ci arriva, poi Plummer, grande attacco, Fersino riesce in qualche modo a toccare il pallone ma non a indirizzarlo verso le compagne. Sì, bene Plummer, invece nota di demerito per il muro da parte di Novara, molto probabilmente troppo sull'asta, ma soprattutto Washington si accosta troppo e si apre, ecco, rivediamolo, infatti è praticamente un pallone attaccato in zona 6. Il tifo del pubblico che ricomincia a farsi sentire e vedere nei palazzetti per la grande gioia di tutti, dalle giocatrici in primis a noi. Dolderup intanto, muro out e punto Novara numero 6. 5 punti per Dolderup nel set precedente, 5 palloni messi a terra su 8 attacchi effettuati con un'efficienza del 50%. Ricordiamo, Marco, è diversa la positività dall'attacco rispetto all'efficienza, ovvero esattamente che cosa si va a fare. Su 5 punti, ad esempio, che ha realizzato, c'è stata una murata e quindi poi l'efficienza scende leggermente rispetto alla positività che era al 62%. La fast di una campionessa che risponde al nome di Robin de Cruyff,
Rivediamo tutta l'azione. La fast è giocata, ovvero una giocata da parte del centrale, uno schema che viene chiamato dall'alzatore con questa palla veloce giocata dalla zona 2 vicino all'asta. Quella che comincia sarà la sesta stagione di De Cruyff a Conegliano. Lei che ha assaggiato prima di questa esperienza italiana il Vakıfbank di Istanbul, una delle migliori squadre europee, attualmente vice campione d'Europa, e poi ha sposato la causa Emoco. Una bambina col cartellone, Asha, fai una foto con me. Non c'è dubbio, lo farà sicuramente alla fine. Nel frattempo la foto la fa Rafa Folì alla difesa di Novara. Sul pavimento proprio. Davvero uno schianto questo da parte di Rafa Folì su questa 7. Altra giocata lontana dal palleggiatore. Anticipa il colpo sulla diagonale, trova questa extra rotazione. Niente può la difesa. È un angolo troppo chiuso per Fersino. Joanna Wołosz, alzatrice polacca, unanimemente considerata una delle migliori del mondo. Qui tira fuori l'ace. Una grandissima battuta. A uscire davvero complicatissimo per Dolderup, che subisce un ace, rivediamolo. Ottima questa battuta in diagonale proprio a far uscire il bugger di Dolderup. Vediamo se Wołosz ci riproverà. Pallone un po' più morbido questa volta verso Fersino. La fast attaccata da Washington, pallone vicinissimo ai 3 metri. Sì, è la sua giocata, è la sua traiettoria d'attacco. Washington anche nell'anno scorso ci ha deliziato molte volte di queste giocate in fast molto strette, troppo avanti la posizione da parte di Wołosz. Molto probabilmente si aspettava anche una giocata da parte di seconda intenzione di Hancock. Wołosz verso Egonu, quanto alta è andata, mi sono preoccupato per i riflettori del Palapanini. Giulia, è andata altissima la nostra Paola Egonu. Rivediamo qua, e si schianta giustamente sopra il muro di Hancock, un muro più basso, sceglie questo colpo. Plummer, guardate, lunghissimo, pallone che scappa molto molto lontano, e Novara tiene botta e lì a un punto dalle campionesse d'Italia, d'Europa, del mondo. Ma Novara sta giocando benissimo, ha vinto il primo set 25-23 e adesso è lì che se la gioca ancora. Hancock in battuta, sempre un brutto cliente per le ricezioni avversarie. In zona centrale De Gennaro, ancora Folì, velocissimo, 100% Rafa o sbaglio? Folì davvero ottima la sua prestazione, prima nel set precedente 100%, ma ti confermo adesso anche in questo due, set no? Esatto, rivediamo qua, sceglie la zona 6-1, Chirichella gira completamente il colpo in extra rotazione, invece Folì e trova il punto, l'11° di Conegliano. La sua battuta però è sbagliata, pallone che esce a fondo campo e quindi Novara si riaggancia al treno, meno uno. Kate Bosetti molto sollecitata in ricezione nel primo set. Sì, per lei sono stati diversi appunto i palloni in ricezione, 8, 6 per Fersino, 6 per Dolderup. Occhio al pallone accorciato dal nastro, Egonu prova a risolverlo piazzando in diagonale. Bosetti palleggia in sospensione, ma Karakurt va sull'antenna che non può essere toccata e considerata out. 6 punti nel set precedente per Karakurt, di cui 3 al servizio. Su 8 palloni ricevuti l'efficienza è a 0, perché ci sono stati 3 punti ma 3 errori. Egonu in battuta, sceglie la palla corta, ci arriva Bosetti allungandosi. Hancock dietro ancora per Karakurt, grande difesa di Wołosz, poi Karakurt sorveglia la traiettoria del pallone che Courtney prova a toccare saltando sotto rete. Da un'occhiataccia di là. Sì, ma è il tipino, infatti guarda Lavarini. Dicevamo appunto un cavallo di razza che va, come dire, incanalato, no? Un talento che va regolato. Dopo l'esperienza italiana può diventare davvero una delle migliori opposte del mondo questa ragazza. Tanto De Cruyff. Che lettura di Bosetti. Sì, interviene Karakurt, va nella zona di Egonu che difende bene e poi subito viene chiamata dalla sua alzatrice. Pallone sui 4 metri e mezzo, 5 in. E ora Novara sta concedendo qualcosa di più, soprattutto questa palla è stata bravissima Egonu, non si è sentita di tirare tutto braccio, è un pallone più rimediato, più giocato per cercare l'angolo, lo rivediamo,
braccio iperesteso e poi gestisce tutto col polso. Hancock sceglie Dolderup, che aveva preso una rincorsa per un tipo di attacco completamente diverso. Sì, è una palla che le va leggermente incontro, troppo staccata dal net, si ritrova sotto, lo rivediamo qua, fa quel che può. Time out chiamato da Lavarini, noi andiamo proprio dal coach di Novara. Però non può essere che non riconosciamo mai quando c'è una palla alzata male e serve un colpo tattico e non l'errore. Tutte le volte che c'è un'alzata del cazzo sbagliamo la palla. Allora, quelle lì le rigiocate, spingete un pallonetto, ritardate il colpo. Guardate cosa hanno fatto loro. Su tutte queste palle qua la Paola adesso ha fatto punto solo con delle piazzate. E riconoscere il colpo d'attacco. Dove dovete avere ancora più aggressività è la battuta. Stiamo cercando proprio quella palla che scende. Vai, vai! Giustamente, rimediare le alzate, così come ha fatto Egonu, così come avevo appena detto, nel non andare a cercare sempre la botta forte, ma anche andare a rimediare proprio le alzate quando non sono perfette. Queste sono state le indicazioni di coach Lavarini, coach di Novara. Ora Novara 11 punti contro i 14 di Conegliano. Hancock alza per Karakurt, che torna a far punti con questo pallone in fondo al campo. Fortissimo, preso altissimo soprattutto questo pallone da parte di Karakurt. Rimane un po' spiazzata Courtney perché non si aspettava, era già profonda, ma ancora più profondo è il suo attacco imprendibile per Conegliano. È proprio lei a servire. Battuta in zona centrale con De Gennaro, e poi Egonu che prova il pallonetto, il pallone che le rimane un po' sulla mano e non passa. C'era comunque Karakurt, era partita, comunque aveva letto bene questa intenzione da parte di Egonu. Pallonetto troppo corto, rimane sul net. Disappunto e l'assunzione di colpa dell'MVP degli europei. L'indicazione di Lavarini a Karakurt, che riceve anche proprio indicazione sulla zona in cui battere. Vediamo qual è. È la zona 6 dove c'è De Gennaro. Palla per Egonu che questa volta libera tutta la potenza del braccio. E questa volta è un super spike, un super attacco quello da parte di Egonu. Dalla parte centrale del campo, dalla zona 6, viene giocata una pipe leggermente spostata verso la zona 5. E c'è quindi il 15° punto per Conegliano. Con De Cruyff pronta. Battuta verso Fersino. Vediamo Hancock. Sceglie la fast, la mette a terra Washington. Sì, qui disastro a muro da parte di Plummer. Non tocca è invadente. Anche, credo che abbia anche toccato. Infatti ci vuol far subito su due parole Santarelli. Non è invadente in questo caso Plummer. Si guarda come è aperta con quel braccio destro. Tira praticamente al centro del campo Washington in fast. Nika Dolderup. Batte verso Plummer, pallone che le rimane un po' lì, interviene Bowash per servire ancora l'americana. Botta forte, persino non ci dà via. Sì, una posizione non troppo sulla figura, sulla traiettoria soprattutto dell'attacco da parte di Plummer, da parte di Fersino. In questo caso è molto angolata, ha cercato comunque questo colpo lungo, si poteva fare magari qualcosina di più sulla posizione Fersino. Vediamo la scelta di Hancock, palla dietro ancora per Washington, la fast, che è questa combinazione tra l'alzatrice e la centrale, va ancora una volta a segno. Incredibile l'angolo, l'altezza e l'angolo in cui è andata a mettere questo pallone. Guarda come Folì già va a opzionare e trova comunque a gestire, riesce comunque a gestire questo colpo Washington, a chiuderlo, spiazza anche Volosh che si trova in una posizione troppo avanzata in difesa in zona 1, in zona 2. È proprio la stessa Washington che batte, un pallone molto teso, Plummer, poi De Gennaro, poi Egonu che spinge verso zona 1 cercando di cogliere controtempo Karakurt. Nuova possibilità per Conegliano, Bowash ancora verso Egonu che prende il solito ascensore, c'è la difesa da parte di Washington, il pallone però corre lontano dalla difesa di Novara. E prima aveva scelto un pallonetto lungo perché si aspettava una posizione corta visto che c'era davanti proprio Enko Camuro. Da parte di Karakurt, adesso invece è lasciata muro a uno, tira tutto braccio sulla diagonale, era praticamente in zona 6 Washington a difendere da quanto era chiuso questo colpo di Egonu. Catherine Plummer
sbaglia però nettamente questa volta il servizio, quindi squadre ancora vicinissime tra loro, vantaggio di Conegliano che oscilla tra due e un punto a seconda del cambio palla. Si rivede Lara Caravello al posto di Plummer, vuole qualcosa in più in ricezione Santarelli adesso. Certamente la fisicità di Caravello aiuta maggiormente in questi casi rispetto a una Plummer che certamente è più presente in attacco. C'è Hancock intanto ai 9 metri. Batte molto profondo e forte, si abbassa Mochi De Gennaro, il pallone fuori. La grande esperienza di Mochi le fa calcolare bene questo pallone, questa traiettoria. Altro cambio, entra anche Gennari, sarà lei ad andare in battuta al posto di Rafa Folì. Scelta solo tecnica per il tipo di servizio di Gennari, Giulia, oppure sì, anche un momento di riposo per Rafa? No, assolutamente, è già stato fatto anche nel set precedente, lei è dotata di un ottimo servizio, molto teso, veloce, mi aspetto una battuta proprio su Dolderup in zona 5. Abbiamo visto i tifosi di Novara intanto inquadrati, ricezione proprio su Dolderup come avevi immaginato, Giulia, grande attacco di Karakurt sulle mani alte del muro. Sì, brava Karakurt, forte, alto, schizza via questo pallone, niente può, ovviamente la difesa da parte di Conegliano, rivediamolo, la ricezione che riesce comunque a tenere alta al centro del campo Dolderup e poi ci pensa la sua posta a mettere a segno il 17° punto per Novara. Tantissime di queste ragazze sono state accolte dal Presidente della Repubblica e premiate per il loro oro europeo insieme ai ragazzi della squadra maschile. Il Presidente Mattarella si è detto un grande appassionato di pallavolo, l'abbiamo già visto anche in passato assistere agli eventi, chissà che non sia davanti al teleschermo. Lo salutiamo come spettatore numero uno di questa Supercoppa. Ricezione di Fersino intanto, Hancock dietro, Karakurt, c'è il tocco del muro credo e poi out, infatti anche il secondo arbitro Cappello e il primo Ilaria Bagni concordano col mio modesto punto di vista. Prima viene presa la mano sinistra da parte di Courtney e poi questo pallone che rimbalza sull'asta, ecco, visto questo replay si è visto molto perfettamente. Bene. Sul pallone Cristina Chirichella. Parte morbido, un pallone insidioso perché tende a scendere, brava Caravello, poi Egonu, si piega a libro Bosetti per salvare su questo attacco avversario. Poi anche in copertura Egonu, l'alzata è per Courtney sul muro, De Cruyff ci arriva, vediamo se Mochi riesce a spedire il pallone di là, sì, si gioca ancora, Bosetti per Hancock, dietro Karakurt con forza, c'è Egonu, De Gennaro al secondo tocco, ancora verso la sua campionessa, l'attacco di Egonu è fuori. Chiedono il tocco le ragazze di Conegliano, immediatamente Santarelli chiama il check. Vedremo allora con l'occhio elettronico come si concluderà questa bellissima azione. Che azione, che salvataggio, lo rivediamo qua, ci vanno in due De Cruyff e Caravello. Pallone tenuto vivo e poi ci pensa Paola Egonu, vedremo se avrà ragione su questo tocco del muro da parte di Novara, su quella che era l'alzata da parte di De Gennaro per lei dalla seconda linea. Tutte le ragazze di Conegliano a indicare il tocco, tutte le ragazze di Novara dire immediatamente no, e allora vediamo. E allora ci vuole il video check. C'è il check fortunatamente per dirimere situazioni come queste. Ne approfittano i due allenatori, diventano ormai video check occasioni per time out aggiuntivi. Mentre i tecnici sono al lavoro. Io ti dico, Giulio, ho anche la possibilità di sbirciare un po'. Chissà che non riesca a vedere in anteprima. Eccolo non qua. È una decisione facilissima. Vediamo. Tocco. E infatti il pallone si alza e non tocca le mani del muro. Quindi una chiamata vana anche per Conegliano. Questo è un punto importantissimo perché riporta la parità in questa gara, in questo secondo set. Allora una chiamata di check sbagliata da entrambi i coach in questo set, ne resta quindi uno per ciascuno, se lo indovineranno potranno comunque chiamarne ancora degli altri, altrimenti basta, almeno per questo set. Attacco vincente intanto di Courtney sulle mani a muro di Karakurt. Ottimo il suo attacco, il suo block out a discapito dell'opposta, sceglie l'intrarotazione Courtney
parallela né lasciata né presa da parte di Karakurt, viene sfruttata benissimo dall'inquadrata Courtney, ora al servizio dai 9 metri. Rientra Plummer in prima linea al posto di Caravello, riceve Bosetti, dai 4 metri Hancock sceglie Dolderup con un pallone un po' basso, ne viene fuori l'olandese con un pallonetto qui un po' ferma Conegliano, che avrebbe forse potuto intuire un po' prima l'intenzione sì, di Dolderup. Sì, infatti appunto Santarelli si arrabbia giustamente perché davvero non poteva attaccare, poteva rifugiarsi solo in questo pallonetto, sceglie il pallonetto incrociato proprio per dar fastidio sia alla zona 4 dove è schierata Plummer sia alla zona 1 dove si trova Egonu. Rientra Rosa Maria per la prima linea di Novara che alza i centimetri a muro. Poi vedremo se Lavarini completerà il cambio della diagonale rimandando in campo anche la sua, sua seconda alzatrice Battistoni. Tanto battuta di Karakurt a tutto braccio, buona la ricezione, il tocco coperto da Bosetti, l'alzata di Rosa Maria verso Dolderup a tutto braccio, va a segno Novara, punto break e vantaggio adesso. È una novità, Bosetti viene lasciata in zona 1 a difendere, Karakurt la vediamo in zona 6 e poi ci pensa Dolderup a tutto braccio sulla diagonale, un muro, lo vediamo qua perfettamente, troppo sulla parallela, Dolderup ha tutta la diagonale libera. Occhio Karakurt in battuta. 21-20 Novara, secondo set. Battuta verso De Gennaro. L'alzata dietro. Egonu murata! Murata da Haley Washington. 22-20. Vediamo se adesso ricorrerà a un timeout. Sì, lo fa Santarelli. Noi gli portiamo il microfono. Un momento molto delicato per Conegliano. Stanno facendo un buon lavoro di mura difesa, ok? Stanno andando alti e invadenti. Bisogna che lavoriamo un po' più e dobbiamo giocare un po' più in parte. Quindi quello che faccio è l'ultimo colpo su Karakurt. Andiamo alti e mani out. Oppure lunghi e profondi. Ragazzi, il muro è chiuso con Karakurt che fa profonde, perché lei prende le mani, soprattutto se il nostro muro è alto. Andiamo. Time out gestito dal vice Valerio Leonetti. Mentre Santarelli si è preso da parte la sua alzatrice Bovos. Sì, Leonetti ovviamente ha detto il loro muro è messo bene, così come anche il nostro. Cerchiamo di sporcare, di lavorare alto, colpi potenti alti, così come aveva fatto Karakurt, proprio Courtney, proprio sul muro di Karakurt. E De Gennaro è intervenuta quando il nostro muro è molto chiuso su Karakurt. Attenzione, stiamo più profonde per eventuali tocchi del muro. 22-20 Novara. In battuta ancora con Karakurt, che però sbaglia un errore, questo che è un punto importante per Conegliano. Sì, può costare caro. L'errore poi dopo il time out, in genere detestato dagli allenatori. Cambio ancora con Frosini di nuovo dentro, in battuta al posto di De Kruijf, il cambio che avevamo già visto nel corso del primo set. Cambio anche per Novara, che però viene rifiutato dal secondo arbitro Cappello. Era pronta ad entrare Bonifacio, un'altra delle nostre campionesse d'Europa. Ma attenzione, perché Novara quindi ha cambiato tutta la diagonale. Sì. L'ingresso in campo di Battistoni. Eccola, entrare per alzare in zona 4 il pallonetto di Rosa Maria, coperto da Egonu. Palla alta per Plummer, muro su di lei, copertura di Courtney. Ancora Plummer, brava qui a cogliere controtempo Dolderup che si stava biancando a muro. E siamo di nuovo in parità e soprattutto sul 22esimo punto per entrambe le formazioni. Bonifacio, eccolo il cambio al posto di Washington, giocatrice dotata di ottime qualità di muro. Sì, soprattutto penso su, per un discorso anche di primo tempo, vedremo sulla ricezione perfetta se verrà subito utilizzata, ha un braccio molto veloce lei. Fino a questo momento Washington sempre sulla fast, ma i primi tempi davanti, vedremo se cambierà qualcosa appunto con Bonifacio dentro. Sì, c'è stato solo quello stacca un piede sulla P5, lei ovviamente preferisce i giochi dietro, essendoci uno, il centrale vicino. L'errore in battuta di Frosini porta Novara a più uno a quota 23. Ancora squadre vicinissime in questo finale di secondo set. Riceve Plummer un po' tesa e c'è la doppia fischiata a Asha Bowash. È un momento ovviamente molto difficile, però ci sta, non è uscita benissimo dalle mani. Occhio perché
dopo essere stata in svantaggio di qualche punto. Diciamo che siamo abituati a veder concedere tanto sui falli di doppia. Sì, anche forse perché qualcosina di più. È difficile che Bowash incappi in questo tipo di errore, ma lì si è trovato il pallone fiondato addosso praticamente dopo la ricezione, non poteva fare moltissimo. L'errore in battuta però di Dolderup adesso rimette in gioco Conegliano, c'è un secondo set point a favore di Novara sulla battuta di Bowash. Riceve Persino, palla dietro Rosa Maria, roof block, Rafa Folì, 24 pari. E c'è un muro tetto da parte di Folì, proprio a discapito di Rosa Maria Montibeller, lo rivediamo, muro che si compone, muro granitico sull'opposta di Novara, scelta questa opzione da parte di Battistoni, siamo di nuovo in parità, si andrà a vantaggi. Che giocatrice Rafa, ha perso gran parte della scorsa stagione per l'infortunio, ma è una grande risorsa per Conegliano che adesso ribalta la situazione, magia di Bowash e Gonu la gratifica. Sì, spalle praticamente con la fronte, lo rivediamo con la fronte, spalle parallele al net. Giocata dietro, va sopra il muro, guardate che altezze Gonu. Cambia in blocco di nuovo adesso la diagonale Lavarini, riporta Hancock e Karakurt. Ha finito anche i cambi. È tornata anche Washington al posto di Bonifacio. E adesso è Conegliano. Dopo i due set point di Novara. Attenzione, riesce a salvare Hancock, Karakurt a due mani, ci arriva De Gennaro, palla alta, Plummer salva Bosetti, Hancock di seconda intenzione, il pallone è out, Hancock chiede il tocco avversario, ci sarà video check prima di decidere davvero se questo set è finito o no. Ha toccato visto nelle... L'hai visto nelle parole, loro facce? Nelle parole, nel labiale di Bowash. Vediamo, chiamata inevitabile anche perché altrimenti il pallone fuori avrebbe decretato il successo nel set da parte di Conegliano. Sì, il tocco c'è. Eccolo qui. E salva Novara. Siamo in parità a quota 25 adesso. Due set point non sfruttati da Novara, uno non sfruttato da Conegliano. Si continua in questa altalena di emozioni straordinarie che è questa finale di Supercoppa. Adesso attenzione a questa P1, alle scelte che potrà fare Bowash. Alzatrice di Conegliano che parte dalla posizione 1. Ricezione di Plummer. Bowash in 4 a cercare Gonu, tocco delicato, ci arriva Hancock, Dolderup mantiene vivo il pallone, Bosetti lo piazza di là. La difesa di Bowash quindi non può alzare, arriva Gonu che decide di andare più alta che può, non poteva permettersi un errore Conegliano e allora palla sul sicuro. È completamente sopra il muro, completamente. Rivediamo questa alzata di De Gennaro per la sua opposta, muro a 3 su di lei, sceglie giustamente il muro più basso, quello di Hancock. E c'è subito il punto e un altro set point per Conegliano. Che adesso è avanti 26-25 e 9 metri c'è Catherine Plummer. Profondo ma out! Un altro errore pesante nell'economia complessiva di un set a questo punto. Ora c'è un brutto cliente per Conegliano dai 9 metri. C'è Micah Hancock, seconda alzatrice della nazionale statunitense, oro olimpico a Tokyo. Anche la prima gioca in Italia, Jordan Polter in forza Busto. Battuta di Hancock però si ferma a sua volta contro il nastro. Chissà che non ci sia anche un po' di braccino in questi momenti. Novara ha una posta in palio davanti enorme. Ricordiamo che Conegliano in battuta da 64 partite. E Novara ha le carte in regola e lo sa per provarci stasera. E quest'oggi penso sia davvero una partita che... molto lunga, è una partita aperta dove è difficile sapere chi potrà spuntarla, davvero si è rinforzata Novara, ha perso giocatori importanti Conegliano. Altro errore, anche Rafa Folì mette il pallone contro la rete, e quindi 27 pari e si continua. Ricordiamo un set tra queste due formazioni in finale scudetto, Giulia, ricordo bene un 40-38? Davvero... O 42-40 addirittura? Mi ricordo un set infinito. Sì, direi 40-38. Bowash, palla dietro, Gonu, pallonetto, ci arriva Persino, attenzione, pallone a filo di rete,
lamentano l'invasione di corni dalla parte di Novara, poi Egonu attacca e il pallone è toccato, dice Ilaria Bagni. Vediamo, c'è la protesta di Novara. In difesa, la giocatrice in difesa, l'ha sfiorata. L'ha sfiorata, l'ha toccata. La spiegazione di Bagni, sentite. Ma non ci può essere il check sulla difesa. Sulla difesa. L'avrebbe toccata Henko. L'ha toccata, la Henko in difesa, digliela alzare la mano. Vedete, Bagni. Sì. Infatti, brava Henko. Fair play, brava. Che ammette di aver toccato il pallone. Lavarini a quel punto si scusa per le proteste. Gli applausi di Santarelli sono bei momenti che la pallavolo regala. Ci sta ovviamente su un punteggio del genere. Ci ha provato di far finta di niente, ma Vagni ha visto benissimo e a quel punto ha obbligato Henkok all'ammissione. Brava lei comunque poi a farlo. Difesa intanto da parte di Gennaro. Alzata dietro e Egonu con forza, il muro. Il tocco di prima, Robin De Cruyff. 29-27, finisce così il secondo set che va a Conegliano. Siamo 1-1. Cosa dire di più di questa partita? Niente, godetevela, guardatevela. Tra poco il terzo set, ci fermiamo subito per la pubblicità, ma poi torniamo, non vi abbandoniamo, non si interrompe un'emozione del genere, come si diceva qualche anno fa in un noto slogan. Linea alla regia, a tra poco. Ha un nome e cognome, insomma, questo spettacolo che stiamo vivendo, ed è Antonio Santamaria, appunto, che tu hai appena presentato, perché veramente ieri nel Tempio, nel Museo della Ferrari, e oggi qui a Modena con uno spettacolo dentro e fuori dal campo. È un significato particolare, Antonio, essere qui a Modena. Ha un significato unico, ripartire con questo spettacolo, con queste giocatrici le più forti del mondo nel Tempio del Volley, con 1790 persone, i biglietti li abbiamo venduti in un giorno, e questo è importante per noi, ritornare alla normalità con un ordine, in ottemperanza alle regole, e vedere questo spettacolo che a mio avviso è uno degli spettacoli più unici del nostro paese da vedere. E non sta assolutamente tradendo le attese, grazie a voi, grazie a voi. Spettatori di Rai 2 Dico, mettetevi comodi perché ci sarà ancora da divertirsi, come ci raccontano Marco Fantasia e Giulia Pisani. A voi. Primi due punti per Limoco, che va al servizio con Folie. Henkok sceglie Chirichella al centro, il suo attacco però è fuori, scappa 3-0 Conegliano. Sì, una partenza sprint da parte di Conegliano, errori da parte di Novara come questo, lo rivediamo, primo tempo affettato verso la zona 1 da Chirichella, troppo, perché gira non solo il colpo ma anche le spalle, pallone che esce. Terzo punto per Conegliano. Riceve Bosetti, alzata di Henkok ancora per Chirichella, che accarezza il pallone, lo appoggia di là Volosh, ma sbaglia la misura del campo, banale errore della ragazza polacca, palla fuori. Sì, uno di quegli errori che non ti aspetti, ha cercato davvero di metterlo in zona 2 per dare molto fastidio a Bosetti, pallone che termina abbondantemente fuori. A mani aperte Plummer, in difficoltà qui Conegliano che ricostruisce l'azione su Egonu. Dopo la difesa, Fersino, che gran bagger verso Karakurt, muro su di lei. Bosetti riesce istintivamente a tenere su il pallone mandandolo nel campo avversario. Si espone però Novara alla controgiocata di Robin De Cruyff. Sì, una Novara che era in difficoltà, un Conegliano che ha iniziato in difficoltà con la ricezione di Plummer. È riuscita comunque grazie a quell'alzata di De Cruyff, che poi si è andata a prendere anche quello che è il quarto punto. Ricezione di Bosetti con palla per Henkok dietro Karakurt, che difesona incredibile da parte di Volosh. Plummer di là, Fersino sulla testa della sua alzatrice, il primo tempo di Chirichella con il suo classico movimento a becco, a collo di cigno del braccio destro. Stanno giocando molto al centro con questi primi tempi, lo rivediamo qua. Brava Chirichella, come hai detto tu, a giocare tutto di polso, perché si trovava molto sotto questo pallone. Si va praticamente a svitare questa spalla a volte. La stessa Chirichella in battuta. Conegliano è partita forte, Novara comunque lì in questo avvio di terzo. Siamo 1-1. Riceve Plummer. Volosh nasconde il pallone fino all'ultimo per poi servire De Cruyff. E un'altra fast, quella giocata da parte di De Cruyff, innescata dalla sua alzatrice Volosh. Rivediamo qua, si aprono le mani di Dolderup, pallone che cade nella metà campo di Novara. Cioè il quinto punto di Conegliano, due quelli di Novara. Il servizio da parte di Courtney,
si appende quasi alla rete evitando comunque il fallo Hancock. Dall'altra parte opposta entra Egonu da zona 1. 8 punti nel set precedente per Egonu, davvero un buon bottino per lei. Sono stati 5 anche per Karakurt, 5 per Dolderup. Qua rivediamo lo schema, gamma questa, palla più corta. Tira tutto braccio nel campo di Novara. Hancock al centro, veloce di nome di fatto questa per Washington. Ottima questa giocata, è 1-2, lo rivediamo, lo stacca un piede, c'è come era stato giocato quel primo tempo, ma adesso si trova alle spalle, braccio velocissimo, pallone che passa proprio in mezzo al muro di Plummer con De Cruyff. C'è Karakurt, batte il pallone che si accorcia davanti a Courtney, il muro di Novara tocca, Karakurt ci arriva. Pallone sulla testa di Hancock che prova a servire Dolderup, costretta ad un pallonetto senza poter forzare. Forza invece Catherine Plummer contro il muro non perfettamente affiancato di Novara. Sì, passa quella palla da parte di Hancock per Dolderup che si rifugia in quel pallonetto. Lo rivediamo qua, troppo anche a fil di rete. Poi ottima questa giocata di Plummer, troppo aperto il muro da parte di Hancock. Si apre completamente quella spalla sinistra, pallone che si insacca. E davvero Conegliano sta alzando il suo livello di gioco, mentre qualcosa ha perso Marco, a mio avviso, rispetto al primo set. Novara meno precisa, meno cinica nelle azioni importanti, soprattutto quando ha free ball o ricezioni perfette. E contro Conegliano devi sempre giocare al massimo delle possibilità. Battute di De Cruyff per la ricezione di Fersino, sale Dolderup in diagonale, De Cruyff salva, Bowash palla in testa, spinge veloce verso Plummer, qui brava a giocare, a sporcare il pallone sulle mani del muro avversario. Sì, mi aspetto qualche cambio da parte di Lavarini, che ricorra a qualche cambio, infatti ha chiamato ora il doppio cambio. Per cambiare completamente la diagonale, palleggiatrice opposta. Quindi Rosa Maria al posto di Hancock e Battistone al posto di Karakurt. Battistoni, palleggiatrice e Rosa Maria opposta. Cambio di lusso, Rosa per Lavarini. Siamo comunque sempre ovviamente nella, anzi torniamo ad essere adesso nella più uno di Novara, schema sempre abbastanza rischioso. Pallone alto proprio per Rosa Maria, che è brava a mettere il pallone in una terra di mezzo tra Egonu e Courtney. Sì, vediamo dal replay come era stata murata e qua c'è tantissima parallela lasciata da parte di Vovoc e questo è un errore perché vedi Marco come il pallone usciva dal campo, dall'asta, e quindi in quel caso va murato proprio sulla stina per far sì che non succeda proprio questa cosa. La ricezione di Courtney costringe De Gennaro a intervenire per aggiustare il pallone e Plummer poi di forza sfonda sul blocco di Washington. Si sfonda completamente il muro. Un muro da parte di Novara che non sta funzionando, soprattutto non ci sono tocchi positivi, è un muro che sta facendo molta fatica. Lascia Bowash in battuta. Pallone corto verso Washington, l'alzata è per Bosetti, gran difesa di De Gennaro. Ci può riprovare Novara, ancora con Bosetti, questa volta salgono alte le mani di Egonu. Sì, davvero è un muro non tetto di più. Ha attaccato Caterina e subito ci sono state le mani da parte di Egonu. E ora il punteggio è schiacciante, 10-4, deve chiamare timeout Lavarini. Andiamo da lui. Via, per favore. No, niente, ci manda via Lavarini. Allora andiamo velocemente da Santarelli. Andiamo di là. Sono momenti caldi. If there is it's for four. But with this, pay attention because you know, Come here. And pay attention also the tip, on you. Vai! Stare attento al pallonetto, ma siamo riusciti davvero a capire ben poco del timeout di Santarelli, che a volte ha cercato di farsi capire anche a gesti, ha parlato poco proprio per la presenza anche del microfono che Lavarini ha rifiutato, e è facoltà naturalmente dei due allenatori non far sentire determinate indicazioni tecnico-tattiche o magari, perché no, anche un rimprovero particolarmente agitato. Bowash batte Fersino dai 3 metri, Battistoni dietro per l'attacco di Rosa Maria.
Ancora Battistoni, ci può riprovare nuovamente verso la brasiliana che passa sulla difesa, il pallone si spegne sulla rete, brava Mochi Di Gennaro però a recuperare sul rimbalzo corto. Poi Bosetti anticipa il muro di Follia, attacca in diagonale e nonostante l'incitamento da parte di Santarelli che ha accompagnato praticamente Bovoc in questa difesa disperata, Novara ottiene il punto. Sì, si è svitata il pallone, la spalla, in questo caso Bosetti voleva ripassare e rifare quella extra rotazione ancora più accentuata, ancora più dentro i tre metri, lo rivediamo qua. Ottimo il suo attacco, diagonale strettissima, non tiene la difesa da parte di De Gennaro. Bailey Washington in battuta, ma vedete il ritardo di Novara è piuttosto pesante in questo terzo set, a differenza dei primi due dove le due squadre sono andate spalla a spalla per tutta la durata della frazione. E Gonu, il muro tocca Folì, Bowash, magia della polacca, va a segno Folì. Ci prova con la spalla, Battistoni non è fortunata, non tiene vivo questo pallone, questa ottima giocata al centro, velocissimo il braccio da parte di Folì, lo rivediamo, il suo appoggio e poi che cosa non fa Bowash per togliere quel pallone troppo vicino al net. Fronte alla rete e palleggio laterale in primo tempo verso la sua compagna centrale. Battuta su Bosetti, Battistoni dietro, Rosa Maria, il muro tocca, Plummer non ci arriva. Ottimo il suo colpo, mani alte, forte, riesce così Rosa Maria a portare il sesto punto a Novara, non arriva la difesa da parte di Plummer e ora sarà la stessa brasiliana ad andare al servizio. Rosa Maria Moncibeller, dicevamo, Avi Trentini, e il paese stesso dal quale proviene in Brasile si chiama Nova Trento, proprio in onore di questi emigrati che avevano fondato questa comunità. Battuta verso De Gennaro, la sua ricezione perfetta per Bowash, allora si libera il braccio di Megan Courtney. Altissima Courtney, prende davvero questa palla ad altezze incredibili, lo rivediamo qua, complice anche il varco nel muro tra Battistoni e Chirichella a far passare questo pallone, a farlo chiudere così tanto all'americana di Conegliano. Battuta che va in direzione di Dolderup, molto teso, deve rimediare Fersino, molto precisa nel suo bagger Bosetti, il colpo toccato a muro da De Cruyff, grandissimo recupero ancora da parte di Conegliano. Novara ci riprova, Rosa Maria, murata Megan Courtney. E questa volta è un monster block da parte di Conegliano a discapito della palla giocata dalla seconda linea, si mette in proprio, proprio lei, Courtney, autrice l'azione scorsa di quel magico punto chiuso, schiacciata incredibile dove Novara non è riuscita ad arrivare in difesa e ora sono tanti punti di distacco tra le due formazioni. Sbaglia però Folì che quindi accorcia le distanze tra le due formazioni, distanze che comunque rimangono ancora notevoli, vedete 6 i punti di vantaggio di Conegliano. Bosetti si prepara in fondo al campo per riprendere il gioco. Intanto la Russia, la prima finalista del mondiale Under 21 maschile, Italia in campo per la sua semifinale alle 19. Interviene Rosa Maria, poi il muro su Dolderup, pallone che termina out però. Sì, è stata brava perché ha cercato le mani alte, era un muro bello alto appunto quello che era davanti a lei perché c'era De Cruyff in coppia con De Gonu. Mani che guardano l'esterno del campo, pallone infatti che esce. Ricezione di Courtney, palla dietro per Egonu, ancora una volta alta Paola Egonu. Direi che complessivamente la condizione fisica delle ragazze che hanno partecipato all'Europeo mi sembra piuttosto buona, anche se più di una squadra ha effettuato dei carichi ulteriori in questo periodo. Sì, anche se abbiamo purtroppo assistito quella è l'altra faccia della medaglia. A qualche grave infortunio, sì. Ricordiamo Silla, ricordiamo Far, ma anche Pietrini. Insomma ci sono state Orro che seppur per di poco però purtroppo c'è stato un problema sulla caviglia, quindi sicuramente per qualcuno come sempre le cose vanno bene, per qualcun altro invece no, ricordiamo è stata un'estate intensa tantissimo, Olimpiadi, Europei, dove dal punto di vista fisico ma soprattutto mentale le energie non si possono neppur contare. Infatti noi siamo sempre dell'idea che le federazioni internazionali dovrebbero alleggerire un po' il calendario, è vero c'è stata tanta voglia di tornare alla normalità quest'estate, però
sovraccaricare queste ragazze per 11 mesi e mezzo all'anno davvero diventa un po' troppo. Ricezione intanto di Doldrup, attenzione alla slash, pallone c'è che torna subito nel campo avversario, si salva Novara sul tentativo di De Cruyff, però ci può riprovare, vediamo Vowash che invece serve in 4 verso Plummer, intervento di Fersino, ancora una volta precisa anche se questa volta non può attaccare Rosa Maria che arrivava dalla seconda linea dopo il muro di Novara, c'è De Gennaro verso Egonu, dai 3 metri il muro di Novara ancora una volta un po' staccato, l'abbiamo visto diverse volte così in questo set. Sì, ma c'è Novara che deve fare qualcosa di più, era stato un miracolo quella difesa da parte proprio di Washington su quell'attacco di prima intenzione di De Cruyff e poi il pallone rimandato nel campo da parte di Novara con una free ball nel campo di Conegliano e ovviamente poi sfruttano le varie occasioni e qui si è messa in proprio Egonu. Riceve Bosetti, palla sulla testa di Battistoni, Doldrup, bellissima questa palla sulla parallela. Lungo linea da parte della schiacciatrice olandese a tutto braccio, è il 10° punto di Novara che deve ancora rincorrere Conegliano, rivediamo non arriva la difesa da parte di Egonu, molto chiuso alla sua schiacciata. Servizio di Battistoni. Mantiene ancora in campo la sua diagonale di riserva Lavarini, qui c'è la difesa su Egonu, proprio da parte di Battistoni. Nuova chance per Conegliano con Courtney che appoggia la sua alzatrice, la fast di De Cruyff, gran difesa di Fersino. Però attenzione, c'è intervento arbitrale, un'invasione di Doldrup che però non appare convinta. Okay. Ne parla con l'arbitro Cappelli. Dagliela, questa si rigioca, casomai. E giusto? Poi sentite l'arbitro Vagni e poi arriva la chiamata ufficiale di Lavarini per il challenge. Vediamo, era abbastanza sorpresa, Doldrup a volte può capitare di sfiorare la rete senza averne la sensibilità sul corpo. Il pubblico del Palapanini molto ligio, tutti mascherinati, a differenza no, di certi scenari serbo-croati di quest'estate. Attendiamo l'esito allora di questo challenge importante per Novara che deve cercare di recuperare qualche cosa, 7 punti di ritardo. Ricordiamo che oggi si gioca anche la finale del mondiale per atleti di pallavolo, per atleti sordi, l'Italia femminile di Alessandra Campedelli è in finale e quindi in bocca al lupo, speriamo di ricevere, in bocca al lupo. Sì, speriamo di ricevere buone notizie da questo gruppo. Allora, intanto la ricerca del frame da parte del terzo arbitro Rolla e del challenge man Danieli si prolunga. Ecco, arriva adesso la decisione e vedete il tocco non c'è. Aveva ragione Doldrup. E quindi si ah, ecco, poi vedete, ecco, guardate poi la treccia di Doldrup che va a sfiorare la... anzi, forse di Bonifacio, che va a sfiorare la rete, ma il capello non costituisce reato. Allora, attenzione a Novara che prova a riavvicinarsi, sono ancora 6 punti di ritardo. Battistoni sul nastro, si allunga Courtney, palla per Plummer, ancora una volta il muro che non tiene. Sì, in questo caso ovviamente è una palla giocata velocissima questa qua da parte di Vowash su Plummer e Rosa Maria deve assolutamente aiutare di più la centrale Bonifacio che è in ritardo dovuta alla grande velocità di questa giocata, si dovrebbe un po' più buttare verso il centrale per andare a chiudere quello spazio che c'è nel muro. Ah, guarda, è proprio arrivato adesso l'aggiornamento sulla finale delle ragazze sorde battute 15-13 al quinto set. Che peccato, vicinissime al grande obiettivo, ma comunque applausi per loro. E Novara si riporta Ricuce. Un break con questa carambola sotto rete, ci pensa Bonifacio ed Doldrup va al servizio. La nazionale maschile invece sordi ha vinto la finalina, quindi medaglia di bronzo per loro, chiudiamo con un argento e un bronzo. Beh, non male. Niente anche... male, per niente, complimenti a entrambe le nostre rappresentative. Poi ricordiamo l'argento anche delle nostre ragazze dell'Under 18. Beh, un'estate davvero ricca di allori per le nostre rappresentative. Plummer, forza sulla diagonale, c'è Bosetti, spinge di là Rosa Maria, un pallone che rischiava di uscire, poi il muro su Egonu, la copertura di Courtney, ancora Plummer ci riprova, che stavolta va sulla parallela e spettina Battistoni. Sì, Plummer sta giocando un ottimo match in attacco, cambia il colpo quando in anticipo sulla diagonale, quando anticipa per tirare nel varco, qua è stata lasciata la parallela, ha girato il colpo completamente.
Davvero un'ottima interpretazione di questo fondamentale da parte della, di Plummer. Servizio che scende verso Dolderup per Bonifacio, che non riesce a chiudere il punto. Ci prova Plummer quasi senza rincorsa sul muro, molto brava e reattiva Corny. Il pallonetto di Egonu, la copertura di Fersino vanificata dall'invasione di Bosetti. Sì, è un'invasione a rete. Troppi errori da parte di Novara, non riesce davvero a cambiare il ritmo, a ritrovare soprattutto quel ritmo ottimo del primo set. Scesa completamente il servizio da parte di Novara. Abbiamo rivisto nel replay il tocco della rete da parte di Kate Bosetti, che ora ci riprova spingendo il pallone lungo sulla parallela e poi chiude Bonifacio dopo la difesa di Bogos. È un po' la tipica palla, non la usa spesso Kate, sì. A volte viene compresa dagli arbitri, sì, volte no. A volte viene fischiata, altre volte no. Più che altro di questo pallonetto un po' spinto. Infatti Bowash è andata a lamentarsi col primo arbitro, ma subito è stata spedita di nuovo alla ricezione. Washington entra, o meglio rientra, al posto di Bonifacio, che va in battuta. Novara indietro di 7 nel terzo set, uno pari il conto generale. Bowash dietro, Plummer, le mani di Novara toccano ma non rallentano né frenano. Money out da parte di Plummer. Qui vediamo qua, ovviamente è lei ad incaricarsi di attaccare da zona 2, essendo questa la più 1 di Conegliano. Money out che quindi prendono, conquistano il 20° punto. Vanno in battuta con Catherine Plummer. Bosetti deve impegnarsi col bagger Battistoni, Rosa Maria non può forzare, occhio alla rigiocata. Bowash dietro verso Egonu, che spinge nella zona di Fersino, che salva. Entra De Gennaro, ancora per Egonu, che questa volta prova ad andare di forza. Il muro passivo di Novara tocca il pallone, poi Bosetti entra con grande coraggio, attacca dalla parte opposta, risponde trovando però il muro Courtney. E c'è questo monster block da parte di Rosa Maria, ottimo il suo muro, e c'è anche di nuovo un cambio di tutta la diagonale di Novara. Escono Battistoni e Rosa Maria, ritornano Hancock e Karakurt, quindi adesso si aspetta che dopo un po' di riposo la sua diagonale titolare ritorni quella brillante dei primi due set. Cambio anche per Conegliano, che manda in campo di nuovo Caravello per rinforzare la linea di ricezione, sostituendo Plummer. Adesso Caravello insieme a De Gennaro e a Courtney per la ricezione di Conegliano sulla battuta di Micah Hancock. Cambio non casuale, ovviamente, come mai sono peraltro. E infatti Hancock tira fuori uno degli assi del suo repertorio. Questa è una battuta incredibile da parte di Hancock. Davvero ottimo il suo servizio da zona 5 verso la zona 1, proprio porta via il piano di rimbalzo di Caravello. Un punto break per Novara, che rimane ancora indietro di 6, ma può continuare. L'errore però successivo di Hancock blocca questo tentativo di rimonta. Rosini dentro. Dentro anche Gennari, sì, proprio su Folì, il cambio che abbiamo visto consueto, sì, alla battuta. Cosimi fuori, ha detto dentro invece fuori. Tanto Gennari pronta, parte teso verso Dolderup, l'alzate per lei. Dolderup perde il passo di rincorsa, sceglie di fare quello che può con la mano sinistra. L'appoggio di Karakurt, arriva ancora Dolderup, di nuovo un po' corto questo pallone per lei. Ho strozzata l'olandese in questi due palloni. Tanta confusione, sì, tanta confusione nel campo di Novara. Lo rivediamo qua. Sembra crederci un po' meno adesso Novara. Il passivo del set chiaramente abbastanza pesante, però i primi due parziali invece sono stati combattutissimi, con una Novara assolutamente all'altezza di Conegliano. Occhio a questa alzata che scappa di nuovo un po' a Hancock.
questa volta prova a forzare dalla seconda linea d'Olderup, gran difesa di Gennari, poi arriva Egonu, pallonetto piegando il polso tutto lateralmente, alzata di Vowash verso l'attacco di Corney, ottima la difesa col tentativo di Karakurt che non poteva fare molto più di così, non è molto contento, poi Santarelli dell'appoggio successivo delle sue ragazze, poi Chirichella nell'alzare quel pallone sfiora con la spalla la rete. Sì, invasione da parte di Chirichella, peccato, stava cercando di fare un'alzata in salto con questo palleggio, però nell'esecuzione prende proprio il net. E quindi Conegliano 23, Novara 14, davvero un distacco ampio rispetto a due set precedenti giocati invece davvero spalla a spalla. Interviene Persino per questo bagger verso Karakurt, stringe la diagonale dentro il pallone della turca. Bellissima palla, bellissima giocata, entra, era una palla leggermente corta, accelera la rincorsa e va proprio lì sulla diagonale stretta. Ottima questa esecuzione da parte di Karakurt dentro i tre metri. Contro cambio per permettere il rientro di De Gennaro nella seconda linea di Conegliano. Bozzetti in battuta. Un pallone teso, ma in diagonale un po' rischiato, fuori dal rettangolo. Egonu per il primo set point per portare avanti Conegliano nel corso della partita. Battuta che tocca il nastro dietro per Karakurt, il muro su di lei. Il pallone a terra, protagoniste ancora Corny e De Cruyff. E con il punteggio netto di 25 a 15 si chiude il terzo set. Rivediamo. Sì, deve cambiare assolutamente Novara l'atteggiamento che sta avendo. È un atteggiamento soprattutto ridare. Ad avere qualcosa di più dall'opposto di riserva. Ha bisogno della migliore Karakurt sicuramente Novara se vuole vincerla questa più che altro sfida. Se riprendere in mano le redini del gioco con la palleggiatrice che deve dare anche più gioco rischiando Caterina Bosetti e lavorando meglio al centro perché la ricezione l'ha avuta per farlo. Quarto set a voi Marco, Giulia. Il primo punto è firmato Ebrard Karakurt per Novara. E Marco, vedere le statistiche del terzo set fa preoccupare per quanto riguarda l'attacco di Novara che ha un'efficienza del 15% e è lì che si è giocato un po' tutto il set perché invece risponde Conegliano al 42%. Una ricezione di Conegliano al 50% di positiva, al 14% di perfetta, invece superiore quella di Novara, quindi la problematica non è stata tanto la ricezione ma ovviamente l'attacco, soprattutto l'attacco dopo ricezione positiva. Sulla battuta di Hancock, qualche difficoltà per la ricezione di Conegliano, prova ad aggiustarlo con la mano sinistra. Corny, che poi riprova in condizioni migliori, attacca col destro e passa ancora una volta contro il muro di Novara, che a differenza dei primi due set tocca, sì, ma poi il pallone si spegne rigorosamente dietro terra. Sì, tre muri nel set precedente per Conegliano, invece uno solo da parte di Novara, realizzato proprio da Monty Beller, ricordiamolo, proprio nella parte centrale del set. Folie, serve lungo, sorvegliano la situazione d'Olderup e Fersino che poi si scontrano, finiscono a terra. Comunque punto Novara, ed è il numero 2 per loro. Kate Bosetti è pronta a servire. Set senza ritorno per Novara che adesso deve assolutamente vincere per andare al tiebreak. Monchi De Gennaro, il suo bagger per Corny, sul pallonetto c'è Hancock. Bosetti sempre molto precisa quando chiamata al secondo tocco, serve Dolderup. Money out da parte di Dolderup, piano di rimbalzo da parte di Conegliano che guarda l'esterno del campo, rivediamolo, ottimo il suo money out su Egonu. E Novara che prova un piccolo allungo iniziale. Lammer un po' rigida in ricezione, consegna a Chirichella un pallone da schiacciare a terra di prima. Della battuta che era mancata a Novara, cosa che invece riesce in questa azione a Bosetti con questo slash. Ricordiamo, quando parliamo di slash si tratta di una ricezione che va subito nell'altro campo e come in questa occasione ne approfitta Chirichella. E viene indicata appunto con lo slash nelle statistiche degli scoutmen. Fersino,
Brava ancora il bagger verso Karakurt, passiccia Conegliano, alla fine il pallone viene alzato da De Cruyff per Chirichella e Stoltero, anzi, vediamo. Sembrano un po' parti inverse, con sì, adesso Novara è... 5-1. Si è un po' irrigidita, ecco Doldrop, infatti si è un po' irrigidita adesso Conegliano, con De Cruyff che ha fatto un cenno inequivocabile, si è toccata la testa con il dito indice. Bagger alto intanto verso Courtney, molto brava a fare money out sul muro di Novara. Bene Courtney, si porta sul 2-5 Conegliano, stesso colpo utilizzato anche precedentemente da parte di Dolderup, intrarotazione, money out su Karakurt. Occhio alla svassoiata di Bosetti sulla battuta di Egonu, pallone che però ancora una volta Fersino mette bene in direzione di Dolderup. La risposta di Courtney, Karakurt quasi piedi a terra, riesce ad appoggiare il pallone nuovamente dall'altra parte per poi salire a muro ancora contro Courtney. Ci riprova Egonu, diagonale stretta alla difesa di Hancock, non basta, il pallone sorvola alla rete e va fuori lateralmente. Palleggio in sospensione, se no toccava i tre metri, ricordiamo il libero se dentro i tre metri palleggia, poi l'attaccante non può saltare, quindi ecco perché viene fatto molte volte il bagger. E in questo caso viene servita Egonu ora al servizio. La battuta corta scende nella zona di Dolderup, alzata dietro per Karakurt, vediamo la decisione, palla fuori dice Ilaria Vagni. Sì, pallone out, non riesce ad addomesticare bene con il polso questo pallone, rivediamolo, pallone che esce anche abbondantemente, fa bene a lasciare andare Vowosh in difesa. Novara ancora in vantaggio ma con un solo punto di margine adesso. Sì, si è fermata da quel 5-1, Conegliano ha spinto fino al 4-5. E adesso batte ancora con Egonu che sceglie una traiettoria più corta verso Fersino. Al centro il muro su Chirichella. Bosetti, e le viene fischiata la doppia nel suo tentativo di servire Dolderup. Sì, adesso siamo di nuovo sulla parità, arrabbiato Lavarini. E qua rivediamo la grande assistenza da parte di Plummer, da parte di Courtney sul primo tempo di Chirichella e poi la doppia di Bosetti. Egonu ancora su Fersino, entra Hancock per Dolderup che sceglie il pallonetto, il muro controtempo, Vowosh riesce a toccare il pallone, Plummer lo spinge di là. Hancock ancora verso Dolderup, il mani fuori, questa volta i danni del block di Conegliano. Money out questa volta su Vowosh da parte di Dolderup. Ottimo a questa sua giocata, ancora una volta, rivediamolo, arriva in grande ritardo di Cruyff e poi è proprio Vowosh alla quale le vengono aperte le braccia. La capitana Chirichella che batte teso verso Plummer, deve intervenire De Gennaro, un pallone molto largo, infatti non riesce a gestirlo nel modo migliore Courtney che va contro l'antenna. Sì. Palla giocata sull'asta, ovviamente punto da parte di Conegliano per Novara, una palla molto lontana, molto che usciva dal campo questa alzata, fa quel che può Courtney ma trova l'antenna. Ancora Chirichella quindi con Novara che prova a ritagliarsi di nuovo un po' di vantaggio, adesso è un più due che Egonu prova a ridurre, ci riesce, meno uno adesso Conegliano. 4 punti per Egonu nel set precedente, su 10 palloni, 3 messi a terra, un muro. 6 punti per Plummer, 3 per Courtney, 4 per De Cruyff e 2 per Folì. Risponde Novara con Monty Beller, 3 punti, 2 per Bosetti e 3 per Dolderup. Che riceve? Hancock tiene il pallone, lo serve ancora all'olandese, c'è la difesa di De Gennaro ma Cappello vede un'invasione, alza il braccio Robin De Cruyff che si autoaccusa. Si riporta sul più due Novara. Rivediamo tutta l'azione con questa grandissima alzata, riesce così a togliere il pallone dalla rete Hancock e poi l'invasione di Conegliano da parte del suo muro. Attenzione a Karakurt. Aveva esordito in partita con un grande turno al servizio, poi è calata un po' anche da questo punto di vista. Fersino molto bene in difesa, alzata per Dolderup, un pallone non facile che l'olandese gestisce così. Ci riprova Plummer che prova ad andare di potenza a discapito però della precisione, il pallone fuori. Un ball out, si è girata, aveva completamente le spalle in direzione di zona 1, quindi poi ha girato anche un po' il braccio, ovviamente il pallone è uscito, il campo era molto corto dalla sua parte.
Karakurt più 3 Novara. Raw wash per Plummer, la potenza questa volta impedisce al muro di Novara di mantenere il pallone in attacco fortissimo dell'americano. Sì, una giocatrice davvero che ha una potenza di braccio e un'accelerazione incredibile. Qua prende giustamente anche la mano esterna di Washington che era in ritardo, seppur lei attacca mentre stava scendendo riesce comunque con tutta quella potenza a spedire il pallone fuori. Robin De Cruyff, The Queen, soprannominata così dai suoi tifosi, e qui esce un'altra doppia dalle mani di Hancock. Totalmente scivoloso dopo il bagger di Bosetti, un po' di sudore sul pallone. Con il replay è sempre difficile valutare il fallo di doppia. Il pallone avete visto come è uscito un po' basso, questo è uscito un po' basso dalle mani dell'alzatrice americana. Che adesso invece serve pulito verso Dolderup, fallo di Folie a rete, sbilanciata qui un po' fuori dalla coordinazione. Larga le braccia Santarelli, è il secondo fallo quasi consecutivo. Più che altro perché c'è sempre stata una difesa poi dopo, quindi una possibilità di contrattaccare. Contrattacco che ovviamente l'invasione a muro vanifica in questo modo. Dolderup pronta a servire. È stato asciugato il campo di Conegliano. 10-8 Novara. Passo passo si avvicina ulteriormente a un vantaggio maggiore che adesso diventa di 3 punti per la festa dei tifosi Igor. Sì, stanno continuando, o meglio riniziando a batter bene qua, zona di conflitto tra Courtney e Plummer. Non, molto probabilmente non sente la chiamata da parte dell'americana. Plummer, vediamo, abbiamo visto quanto poco spazio di campo le è stato lasciato, davvero una striscia. Si dividono praticamente tutto il resto Courtney in coppia con De Gennaro. Nika Dolderup batte di nuovo un pallone molto insidioso ad una mano. Vowash non può arrivarci però per un buon attacco Egonu. Il bagger di Fersino. Bosetti spinge il pallone verso il fondo del campo sulla parallela, scavalcata Egonu, pallone proprio là in fondo. Sì, va a lamentarsi Vowash. Parlare del tuo? Per la giocata di Bosetti? Sì, e soprattutto le ha risposto da finale, guarda il tuo. Andiamo da Santarelli, poi ti dirò la mia. Don't stop to play, please. Because they don't do nothing, eh? They put the ball in our court and we are in difficult with simple situation. Respect the confidence, ok? In the sim now, every time in this way, eh? You in the sim and got to pay attention here. Vai Daniel, use the head, they are in difficult like us, eh? Vai! Non stanno facendo niente di eccezionale, queste le parole da parte di Santarelli, ci stiamo un po' complicando noi la vita, non smettiamo di giocare. Infatti è una Conegliano un po' fallosa, ma è un po' tutta questa l'andamento un po' di questa partita, ovvero davvero abbiamo assistito soprattutto nel terzo e nel quarto set situazioni analoghe con la squadra che un po' smette di giocare, fa tanti errori, sia appunto come ho detto da parte di Novara e sia adesso in questo momento da parte di Conegliano. Secondo me comunque quella giocata di Bosetti era meno fallosa della prima, quella che già l'era stata fatta passare, sì, dagli altri. Sì, decisamente. Più pulita. Occhio a questo appoggio, Hancock non riesce ad alzare qui Novara, la butta via perché l'appoggio di Fersino ha costretto Hancock al fallo. Sì, soprattutto perché Conegliano, guarda che brava che è stata Egonu ad andare a recuperare questa ricezione che praticamente si era quasi tramutata in un ace da parte di Plummer. E poi quindi delusione di Bosetti. Punto di Conegliano. Non è riuscita ad aggiustare quel pallone. Si rivede la fast Hancock Washington. E Egonu frusta il muro avversario. Salva Dolderup. Palla dietro per Karakurt. Fuori, senza tocco del muro. Smanacciata. Altro errore di Novara che consegna un punto diretto a Conegliano. Smanacciata su questo pallone. Non c'è tocco, è proprio preso male. Su questa giocata dalla seconda linea da zona 1 di Karakurt. Rivediamolo, pallone che passa nettamente sopra il muro di Conegliano. Vowash batte all'indirizzo di Fersino. Hancock, in quattro c'è Bosetti. La difesa è di Mocchi De Gennaro.
Lammer, un pallonetto molto corto in autocopertura, c'è Washington, ancora Bosetti, allora gioca contro le mani del muro, Washington, scusate, Hancock alle spalle di tutti, è pronta in copertura e poi chiude il punto Plummer. Sì, con una palla molto vicina a rete, in questo caso bisogna andare a mangiare questo pallone, a mettere le mani su questo pallone. Rivediamo qua questa azione qui, completamente vola Enco, che si apre tutto il muro. Novara sta facendo un pasticcio, soprattutto si trovava 12-8 e ora Conegliano è a meno 1. Con Volosh in battuta. Arriva adesso il via. Ilaria Bagni mentre sale l'urlo dei tifosi dell'Imoco. La ricezione di Dolderup, col pallone dietro, Karakurt entra tanto in campo per attaccare questo pallone. Pallone del postino, pallone che si insacca nel muro, Plummer in coppia con Folì, era stata giocata una gamma, rivediamo qua questo schema fast e combinazione dietro con l'opposta, viene scelta Karakurt che va a segno. Hayley Washington a fondo campo. Batte teso verso Plummer, pallone sulla testa di Bowash che sceglie Gonu da zona 4 e qui è chirurgica Paola. Sì, è una palla comunque piazzata ma gestisce talmente da un'altezza importante completamente sopra il muro che logicamente non riesce a prendere la difesa, una difesa schierata molto più lunga, non sono abituate a questi colpi così chiusi, guarda dove va a mettere questo pallone, praticamente sui 5 metri. Sabato prossimo comincia il campionato, 20:30, diretta su Rai Sport più HD. Uso Arsizio Monza, subito due pretendenti al trono di Conegliano, una di fronte all'altra. Hancock in quattro verso Bosetti, c'è il muro, la risposta da parte di Fersino, il pallone tocca a terra. Muro su Bosetti, ho la sensazione che il pallone da parte di Hancock stia leggermente uscendo, non si stia trovando nella maniera giusta il feeling. Plummer è pronta e siamo a quota 13 dopo il tentativo iniziale di Novara di prendere un po' aria. Nastro, rete, si ferma il pallone e quindi possibilità per Novara di ripartire con un punto di vantaggio e con Micah Hancock al servizio, che è sempre un plus per la squadra di Lavarini, meno potenziale. Battuta molto profonda, Mocchi di Gennaro ci mette una pezza e Gonu attacca stringendo molto la diagonale, si guardano i due arbitri, il pallone fuori. No, pallone completamente out, bene comunque Courtney in un'alzata perfetta per Gonu, poi non riesce a trovare il campo, anzi no, una palla che era abbastanza corta, però comunque si accorcia ovviamente il campo, non riesce a trovarlo. Senza tocchi da parte del muro. Hancock, sempre in zona centrale dove c'è De Gennaro. E Gonu riparte, questa volta trova abbondantemente le misure del campo di Novara. Che ottima, che apertura da parte di Vovos, solo di polsi, ribalta completamente tutto il gioco per la sua opposta che va a segno. Due cambi, Gennari per Folì per la battuta di Conegliano, Battistoni per Hancock per l'alzata, la costruzione del gioco di Novara. Lavarini inquadrato mentre dalla parte opposta Santarelli allarga la giacca per nascondere lo schema chiamato a Gennari, il punto dove effettuare la battuta. C'è Dolderup in ricezione, Battistini dietro, Bosetti, il muro col pallone che cade a filo della rete. Credo sia stata Courtney. Che brava Courtney, è bravissima perché le chiude completamente la parallela, perché Bosetti davvero l'extra rotazione da zona 2 è un colpo che utilizza moltissimo e qua fa benissimo a piazzarsi sul lungolinea, a chiuderglielo e trova questo muro. E il quindicesimo punto, la parità con Novara. Di nuovo, dopo il più due di Novara di un attimo fa, Novara che ora ritorna a mettere il naso avanti con l'errore in battuta di Gennari. Caterina Bosetti è pronta a fondo campo per la ripresa del gioco con Novara che adesso quantomeno
si è riportata al livello dei primi due set, anche se complessivamente c'è un po' meno energia in campo, un po' meno spettacolo per effetto anche di questo periodo di preparazione che comincia sicuramente a farsi sentire nelle gambe delle ragazze. Brava Courtney qui per il punto del pari ancora di Conegliano. Diagonale strettissima, va completamente sotto a questo pallone e riesce così a scaricare il colpo sulla diagonale con un muro troppo sulla parallela, quello di Courtney, di quello di Karakurt in coppia con Chirichella. 16-16, Paolo Egonu. Attenzione a questo lancio, molto avanti, deve aggiustare il colpo Egonu, attenzione perché tira fuori comunque l'ace. Ma è una giocata che vuole fare, ovvero quello di lanciarsi il pallone come fosse una battuta a salto spin e poi di mettere, di bloccare il braccio e quindi dare quella palla flottante come fosse appunto una battuta float. Ci riprova questa volta con più forza, ma out lateralmente. Ovviamente Marco, questo crea molta difficoltà perché tu parti come fosse una battuta in salto spin, quindi leggermente forse indietro rispetto alla posizione che puoi adoperare se fosse un assalto float. Questa è la grande capacità, la grande qualità di chi appunto è capace di cambiare il tipo di battuta, quindi rendersi imprevedibile per la ricezione avversaria. Riprova Vovos a sorprendere Novara che invece rigioca ad Olderup, attacca la copertura di Egonu. De Gennaro, Bagher in assistenza verso Courtney, il muro tocca, il pallone si impenna. Chirichella va in assistenza di Karakurt che sceglie un pallonetto interno molto ben calibrato, il pallone non tocca terra. Secondo l'arbitro dopo l'intervento di Vovosh, grande attacco di Plummer da seconda linea, difeso. Vovosh ancora, sale per Courtney, il muro su di lei, De Gennaro in copertura. Vovosh, Courtney di nuovo, c'è la difesa da parte di Bosetti ad un braccio e lì le sue compagne si fermano un attimo di troppo a guardare. E passa avanti Conegliano, 18 punti contro i 17 di Novara. Rivediamo che difesa da parte di Vovosh e poi l'attacco che spiazza Bosetti da parte di Courtney. E poi pallone sotto la rete. Bella azione comunque a rivivacizzare tutto il match che adesso sta vivendo in questo quarto set una fase di grande equilibrio. Sì, è una Conegliano che mi sembra avere qualcosina di più nei momenti caldi, nei momenti lunghi, nelle contrattacchi da una parte e dall'altra. Attenzione perché stava per commettere fallo di posizione. Novara. Se ne sono accorte le ragazze di Lavarini, hanno immediatamente ripristinato la posizione corretta in campo prima del servizio. Battistone intanto verso Karakurt, gran giocata qui della turca. Che colpo. Extra rotazione, palla nell'angolino. Posizione troppo avanzata di De Gennaro e poi è bravissima perché si mette sotto a questo pallone, difficilissimo. Un bagher alto da parte della sua palleggiatrice e riesce davvero con grande manualità a piazzarlo nell'angolo di zona 5. Due ottimi primi set per lei, poi un po' di calo coinciso col calo di tutta la squadra. Plummer murata, c'è De Gennaro, ci riprova l'americana che questa volta spinge nel cuore della difesa, supera il muro, Karakurt non riesce a toccare, Bosetti neanche, con qualche protesta verso l'arbitro per questa palla spinta. Sì, diciamo di che Plummer. Non si può dire niente, però se si concedono... Sì, il metro è quello. Esatto, deve essere il solito giudizio per tutti. Giorgia Frosini dentro, eccola inquadrata per la battuta. Le ha lasciato il posto, almeno temporaneamente, Robin De Croix. Battuta molto tesa, si abbassa, si scansa Bosetti per evitare di essere colpita, aveva calcolato che il pallone sarebbe uscito. E quindi parità, a quota 19. Immediato il cambio per Conegliano, con il ritorno temporaneo di De Croix, che poi lascia spazio, come sempre avviene, a De Gennaro. C'è Mika Dolderup in battuta per Novara. In zona centrale la ricezione di Courtney con l'attacco di Egonu che questa volta non calibra bene, un colpo non potente ma neanche preciso. Brutto errore perché spedisce Novara più uno e quindi sul 20° punto. Rivediamo qua, ha cercato la giocata che aveva fatto anche nei set precedenti di andare a domesticare questo pallone non cercando la potenza ma cercando la precisione, però non c'è riuscita, pallone che finisce out. E Novara si riporta avanti ma dura poco, l'errore di Dolderup, Lavarini morde la lavagnetta. Situazione di parità,
quota 20. Una situazione già verificatasi nei primi due set. Il primo poi vinto da Novara 25-23, il secondo vinto da Conegliano 29-27. Novara ha avuto due palle per il 2-0, non dimentichiamolo. Terzino in ricezione, fast giocata da Battistoni con Washington. Comunque stavo guardando proprio l'apporto di Terzino e davvero sulla ricezione positiva è sempre molto forte, forse pecca leggermente in quella perfetta, infatti nel set precedente è stata 71% la sua positività, il 14% la perfetta. Hayley Washington. Hayley Storm sui social, la tempesta Hayley. Battuta su Plummer dai 3 metri e Bowash che impegna Egonu, il pallone si impenna dopo il tocco del muro, va in fondo al campo dove nessuna delle ragazze di Novara può raggiungerlo. Sono i colpi che aveva chiesto anche Lionetti nel corso del primo e secondo set, ovvero forte, alto sulle mani del muro, pallone che schizza via. E quindi è di nuovo parità, 21 pari. Di nuovo palla a palla, di nuovo punto a punto. Le due formazioni. Con Conegliano che però gioca per vincere la Supercoppa già in questo set. Karakurt! Rafa Folì stampa il pallone e poi si prende il doppio five dal suo tecnico. È un monster block che porta avanti Conegliano, più uno, 22-21, rivediamo, arriva perfettamente Rafa Folì a chiudere il muro in coppia con Courtney. C'è il cambio, Rosa Maria entra al posto di Karakurt. Un cambio che appunto equivale ad avere davvero un doppio, una doppia titolare in quel ruolo, perché Rosa Maria è giocatrice di grande qualità. È quello che ci vuole per una squadra che vuole puntare al massimo. Ancora un muro, intanto Battistoni riesce a tenere sul pallone. Terzino bagger di là, ma adesso Novara si consegna alla rigiocata di Conegliano col pallone dietro verso Egonu, che lo mette giù, 22-21. E cosa ha fatto, cosa non ha fatto proprio Folì? Ottima la sua lettura, muro che va a stoppare anche l'attacco di Rosa Maria. E poi ci pensa Egonu. Time out Lavarini, vediamo se riusciamo a sentire. Doppio cambio, Mike torni te, Ebrar torni te, cambio palla, poi Mike in battuta, andiamo a prenderli, vai! Conciso, tre parole, riportiamo la nostra diagonale e poi quel che succederà si vedrà nel proseguo. Time out proprio per spezzare il ritmo di Conegliano a questo punto e poi appunto preannunciare alle sue ragazze il prossimo rientro di Karakurt, che infatti prende già subito il posto, sì, subito, di Rosa Maria, fin da subito, sì, non ha aspettato l'eventuale cambio palla. Ovviamente un doppio cambio, diciamo ruolo su ruolo, sì. Però quindi non andare a cambiare tutta la diagonale, ma proprio i singoli giocatori. È durata proprio poco Rosa Maria in questo giro. Plummer, i posi di Rimoco che pregustano il successo, ma le due squadre sono ancora vicine. Riceve Bosetti, palla dietro, ecco la Karakurt, il muro, ma questa volta il pallone finisce fuori dopo il blocco di Conegliano. Meno uno, Novara. Alto, forte sulle mani di Courtney che non tengono. Pallone che termina out su questa zero, rivediamola. E ora sarà proprio Hancock ad andare alla battuta. Mi aspetto un servizio tirato da parte di Hancock. Santarelli allora corre ai ripari, rinforza la ricezione con Caravello al posto di Plummer. Eccola, Micah Hancock. Infatti batte forte, ma sbaglia forse destinatario, perché Monica De Gennaro è una alla quale è davvero difficile farla. Una battuta difficilissima questa, perché comunque la portava ad uscire, viene messa in testa la sua alzatrice. Tocco vellutato di Folì e match point per Conegliano per andare a prendersi anche questo trofeo. Folì adesso al servizio. Siamo al match ball Conegliano con Bosetti che annulla con questo attacco. Rimane ancora una possibilità per le ragazze del Trevigiano per portarsi a casa la Supercoppa, anzi, altrimenti si continuerà. Io vi ricordo che quando cadrà l'ultimo pallone faremo qualche veloce commento, poi ci trasferiremo su Rai Sport per la cerimonia di premiazione.
canale 57-58. Attenzione Gonu, messa in seria difficoltà. Che cosa riesce a fare Bowash, è appostata poi Karakurt, ma grande carattere ancora delle ragazze di Conegliano in difesa. Poi Novara però annulla anche il secondo match point. Incredibile, Bowash ci ha creduto fino all'ultimo e poi ne approfitta immediatamente senza timore reverenziale proprio Karakurt, palleggio spinto. La battuta di Bosetti, l'alzata dietro e Gonu, l'attacco vincente sfiorato dal muro di Novara, non basta, terzo match ball Conegliano. E ora davvero siamo ancora una volta, c'è lei su questo match point, il servizio peggiore che Novara poteva chiedere in questo momento. Paola Gonu, sappiamo non si preoccupa, decide il colpo, lo sceglie corto. Molto insidioso, Karakurt difende Gonu col pallone che sfiora i riflettori sul soffitto del Palapanini e poi il contrattacco vincente. Megan Courtney ancora una volta, Conegliano nell'Albo d'Oro. Ancora una volta alza un altro trofeo Conegliano, una formazione che era in difficoltà, tanti cambi, tanti gli infortuni. Ancora una volta vanno a prendersi questo trofeo anche in questa stagione, in questo avvio. 23-25, 29-27, 25-15, 26-24. Novara può recriminare su due palloni non utilizzati, non realizzati per andare 2-0 nel computo set. Poi su un terzo set invece giocato davvero male. Sì, giocato male. E lì un po', soprattutto io penso su quel secondo set, perché si trovavano 24-22 e lì hai due match point a disposizione, due set point a disposizione, doveva chiuderla, doveva essere più cinica. Allora quarta Supercoppa consecutiva per Conegliano, la quinta in sei edizioni. Andiamo in studio per i commenti.